Benvenuti a tutti. La giornata odierna è ancora una manifestazione dedicata a Napoleone, l'Istituto Lombardo per Napoleone. Napoleone Bonaparte, direi che permea l'Istituto Lombardo con la sua presenza ideale di memoria. L'impronta indelebile di Napoleone è costitutiva ed è rappresentata dalla scelta di fondare l'Istituto Lombardo, al loro Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, sul modello dell'Institut de France. Napoleone diede fiducia con grande lungimiranza ai 30 migliori scienziati e artisti di allora, era il 1797. Mi piace sottolineare e pensare che noi siamo qui oggi a seguito di quell'espressione di grande liberalità e di grande visione sul futuro. L'Istituto nel corso del passato anno ha commemorato Napoleone coordinandosi costantemente con il Comitato Nazionale per il Centenario Napoleonico, presieduto dal professor Mascili Migliorini, e l'Istituto è stato egregiamente rappresentato dai professori Antonielli e Silvestri, che sono protagonisti anche oggi e che ringrazio sentitamente. Abbiamo in quell'ambito organizzato l'evento del 28 ottobre scorso presso l'Istituto. Il titolo era Politica e cultura nell'età napoleonica, coordinato dai professori Antonielli e Capra, che ha avuto un successo rimarchevole. Anche l'evento di oggi è inserito nel calendario nazionale per il centenario napoleonico ed è stato voluto in particolare dai professori Beretta e Silvestri, che ringrazio per la loro iniziativa. Si tratta di un incontro conclusivo di questo, chiamiamolo, ciclo napoleonico, per riflettere sull'origine dell'Istituto e rimarcare in modo non usuale, ma speriamo gradito, alcune importanti espressioni culturali dell'epoca. In altre parole, oggi la chicca, se così si può dire, è rappresentata dalla recita che l'attrice di teatro, la signora Anna Nogara, terrà nel corso del pomeriggio recitando la famosa poesia di Alessandro Manzoni il 5 maggio e la nota numero 10 del racconto Quando il Gerolamo ha smesso, che fa parte della raccolta della Dalgisa Disegni milanesi di Gadda. Tutti d'accordo abbiamo deciso di portare una modifica al programma riportato sulla locandina, nel senso che i due interventi della signora Nanogara non si svolgeranno al termine di convegno, ma durante il convegno, raccordandosi alle conferenze del professor Gaspari sul 5 maggio e del professor Silvestri sulla nota napoleonica della Dalgisa di Emilio Gadda. Per concludere, desidero ricordare che a Lombardo è conservato, proprio nell'ufficio del nostro direttore amministrativo, il dottor Terni, un prezioso lascito Bartolomeo Nogara, filologo e museologo, alla cui famiglia Anna Nogara appartiene. Mi auguro che il cambiamento di programma sortisca gli effetti sperati e auguro a tutti un buon pomeriggio. Do un'informazione di servizio. Nell'intervallo ci sarà il coffee break e io vi prego di seguire, dovrebbe essere delineato un abbozzo di fila, di prendere quello che volete sul piattino, il caffè, tutto quello che volete con la maschera e poi andate, vi allontanate in modo che possa circolare il pubblico. Io non ho altro da dire, l'odierna riunione sarà presieduta dal professor Silvestri perché purtroppo la professoressa Silvia Morgana, che era prevista svolgere questa funzione, ha avuto dei problemi familiari per cui non è presente. Quindi io invito il professor Silvestri al tavolo della presidenza e cominciamo le attività. Scusate, vi aggiungo una cosa, abbiamo avuto le adesioni, ho dimenticato, ma ci tengo a dirle. Abbiamo avuto le adesioni del presidente della regione Lombardia, Fontana, del rettore dell'Università degli Studi di Pavia, professor Francesco Svelto,
della professoressa Mario Alberghina, presidente dell'Accademia Joenia di Catania, della dottoressa Beatrice Maria Bentivoglio Ravasio, che è il segretario regionale del Ministero della Cultura in Piemonte, e infine l'augurio del professor Sciaudone, presidente della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli. Ho finito. Grazie Presidente, volevo mandare solo un saluto a Silvia Morgana, che è molto dispiaciuta di non essere qui, perché aveva molto apprezzato l'idea di questo convegno e sarebbe stata molto volentieri la persona giusta per guidarlo, ma come diceva il Presidente non ha potuto. Quindi un saluto e un augurio a Silvia Morgana. Io, perché lo abbiamo deciso pochi minuti fa, non mi sono preparato a fare questo lavoro di coordinamento, anche perché nessuno ha bisogno di essere coordinato tra i presenti, e in particolare non ho bisogno io di essere coordinato da me stesso. Però volevo solo dire che abbiamo cercato nel disegnare questa occasione di seguire alcune piste culturali che ci sembravano interessanti. È stato accennato dal Presidente al rapporto vitale, proprio genetico, tra l'Istituto Lombardo e l'esperienza napoleonica. E allora abbiamo la fortuna di avere qui con noi il professor Livio Antonielli, che è uno studioso in prima persona di Napoleone e che dunque ci potrà delineare, oltre che membro, è ovvio, dell'Istituto Lombardo, che quindi ci potrà delineare bene questo rapporto genetico tra l'Istituto e Napoleone. Poi abbiamo voluto dare spazio a due testi su Napoleone, due testi italiani su Napoleone, che hanno la caratteristica, peraltro, di prestarsi molto bene, certamente il primo, ma anche il secondo, la nota di Gadda, ad essere letti. E infatti per questo motivo abbiamo voluto interporre queste letture tra le corrispondenti relazioni, per dare da una parte maggior continuità al discorso e dall'altro anche per vivacizzare un po' questa occasione, vivacizzarla con l'interpretazione senz'altro mirabile che l'amica Anna Nogara ci darà nella lettura dei due testi. Ecco, io non frapporrei altri indugi, darei la parola al professor Antonielli per la sua relazione prevista, come sapete, nel programma con il titolo che avete visto. Prego, Livio. Grazie ad Andrea Silvestri, grazie al Presidente, grazie di avermi invitato per questo incontro. Dunque tocca a me aprire parlando dell'Istituto Lombardo, cioè dell'Istituto Nazionale, come è nato. Cominciando questo discorso, non posso mettere da parte il fatto che in questo mese ricade il decennale della morte di un grande storico, Franco Della Peruta. E Della Peruta è per l'appunto autore del più ampio profilo storico della vita dell'Istituto Lombardo. Dai dibattiti prefondazione del periodo rivoluzionario sino all'unità.
studio pubblicato nei tre volumi, nel primo dei tre volumi dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze Lettere del 2007. Si tratta di un vero libro all'interno del libro, 492 pagine di saggio, delle quali 161 relative al periodo napoleonico. Un lavoro fondato su una ricerca archivistica estremamente accurata, che ricostruisce nei dettagli tutti i passaggi relativi all'organizzazione istituzionale, al funzionamento, alle attività dell'Istituto Nazionale. Saggio, enorme libro, diciamo così, riproposto poi in forma sintetica nel 2008 in Istituzione, Cultura e Età Napoleonica, il volume curato da Elena Brambilla, Carlo Capra e Aurora Scotti. Ora, basterebbe un lavoro così importante e imponente per far capire come non vi sia spazio per ripercorrere ulteriormente, ancora una volta, queste vicende. Per cui quando l'amico Andrea Silvestri mi ha chiesto di aprire questo pomeriggio con un profilo storico dell'Istituto, non nego che il problema su cosa venire a raccontare senza ripetere cose già scritte me lo sono posto. Tanto più che sull'Istituto Nazionale in età napoleonica disponiamo anche del datato lavoro di Natali, Le origini dell'Istituto Nazionale, lavoro del 1951, In atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per la provincia di Romagna, nonché dell'acuto profilo di Elena Brambilla, Le accademie nella Repubblica Cisalpina e nel Regno Italico, con particolare riguardo all'Istituto Nazionale. E questi sono gli atti del convegno Napoleone d'Italia del 1973. Per non dire poi dei molti studi di uno studioso come Luigi Pepe, che tra le altre cose ha scritto proprio l'Istituto Nazionale d'Italia 1796-1814 nel Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, siamo nel 1999. Ma si pensi anche all'intervento che lo stesso Luigi Pepe ha prodotto al nostro convegno, che è stato testé ricordato dal Presidente, Politica e Cultura nell'età napoleonica, i protagonisti. Intervento che aveva per titolo l'Istituto Napoleonico tra Bologna e Milano, i progetti e le realizzazioni. La letteratura dunque è ampia e non solo. L'Istituto Nazionale in età napoleonica è stato esaminato da prospettive diverse: il profilo istituzionale, la sua attività, i suoi membri, i suoi compiti, ma anche si è ragionato su cosa abbia significato l'idea di immediata derivazione francese di una istituzione culturale espressa direttamente dallo Stato, capace di dare un'immagine di gran rilievo alle scienze, all'attività scientifica e agli stessi uomini di cultura e scienziati. Carlo Capra, nella premessa al volume ricordato Istituzione e Culture in età napoleonica, ha scritto che l'aver introdotto nella Costituzione del 1802, quella che dà vita alla Repubblica Italiana, l'Istituto Nazionale, unitamente al Collegio Elettorale dei Dotti, nella triade dei tre collegi, dei possidenti, dei commercianti e dei dotti, rappresentanza primaria della nazione, e qui cito da Capra, è il segno di una brillante intuizione del triplice ruolo che i suoi membri potevano rivestire, sia come organizzatori del consenso attorno al regime, sia come educatori delle masse, sia infine
come tecnici al servizio della pubblica amministrazione. Quindi individuare come dare originalità a un discorso sull'Istituto Nazionale, sull'Istituto Lombardo, non è cosa semplicissima. Però indubbiamente problemi aperti ci sono. E tornando in particolare al lungo saggio di Franco Della Peruta, va rimarcato come in questo saggio si affrontino in particolare gli aspetti politico-istituzionale e l'attività dell'Istituto. Ma in questa prospettiva generale l'autore si sofferma a più riprese su un tema che a prima vista non è così rilevante, ma che nello specifico del nuovo Stato italico era destinato invece a un grande impatto. Faccio riferimento alla questione tutta politica per nulla culturale, di fatto, di quale dovesse essere la sede dell'Istituto. Col conflitto che ne era seguito tra Bologna, che sarebbe stata appunto la sede nel periodo rivoluzionario e poi dal 1802 e dal 1803 quando cominciano le attività, sino al 1810, e Milano che era la capitale dello Stato e che sarebbe diventata sede a partire dal 1810. Un tema questo che anche Luigi Pepe nell'intervento dello scorso ottobre aveva affrontato, anche se da una prospettiva diversa. E voglio per l'appunto agganciarmi in questo mio discorso a questo tema per fare alcune considerazioni che penso che possano avere il loro interesse. Ricordiamo un momento i fatti. Con le vicende rivoluzionarie, come era accaduto nella Francia rivoluzionaria, anche in Italia gran parte delle accademie aveva cessato di esistere. La scelta era stata in Francia di creare un solo istituto nazionale, previsto appunto nella Costituzione del 1795. La Costituzione del 1795 francese è per l'appunto il testo recepito poi negli stati satelliti italiani e in particolare nelle repubbliche, per cui era stato così per la Repubblica Cispadana, che aveva per l'appunto previsto un istituto nazionale a Bologna. Confluita poi la Cispadana nel 1797 nella nuova Repubblica, di lì a poco Repubblica Cisalpina, e scelta Milano quale capitale, Napoleone, certo alla ricerca di un equilibrio, volle che la Costituzione Cisalpina confermasse sia l'unicità dell'Istituto Nazionale, sia la sua collocazione in quel di Bologna, cosa che avvenne in maniera un pochettino, come dire, rocambolesca, in quanto di fatto l'attivazione vera e propria dell'istituto non si ebbe, ma la famosa Accademia Marsigliana di Bologna si intestò di fatto la denominazione di Istituto Nazionale. La Costituzione della Nuova Repubblica Italiana del 1802 avrebbe riconfermato l'esistenza di un istituto nazionale, ma in questo caso senza indicarne la sede. All'atto del decreto istitutivo del 21 agosto 1802 e
nei mesi che poi accompagnarono l'effettivo insediamento dell'istituto, il vicepresidente della Repubblica Italiana, Francesco Mezzi de Ril, cominciò e fece continua pressione su Parigi affinché la sede venisse trasferita a Milano. La cosa non ebbe esito, perché a tutti i livelli la contrapposizione e lo scontro Milano-Bologna in quella congiuntura era già estremamente acuta. Lo si riconosceva un po' dappertutto, lo si riconosceva ad esempio ai vertici dello Stato. Il vicepresidente Melzi si interfacciava col presidente Napoleone Bonaparte tramite la figura di Ferdinando Marescalchi, nominalmente ministro degli esteri, ma in realtà appunto interfaccia, che era bolognese. Il rapporto tra Melzi e Marescalchi in realtà era un ottimo rapporto, come ben mostra l'ampia corrispondenza tra i due che troviamo nei volumi di Carlo Zaghi. Tuttavia, di fronte a situazioni specifiche, come poteva essere quella dell'istituto, Marescalchi ebbe in realtà un atteggiamento che, sia pure con il consueto equilibrio che la persona mai perdeva, però fu in questo caso di parte. Infatti, egli sostenne presso Napoleone gli interessi di Bologna e lo riferì di fatto allo stesso Melzi. Così, se Melzi scriveva nel gennaio del 1803 a Marescalchi con, e cito, «Non vi dissimulo francamente che a tutto il mondo ripugna, fuori che a pochi bolognesi, che l'istituto sia in Bologna». E unitamente a questo pressione a Parigi Melzi le aveva fatte, tant'è che era andato a parlarne che era a Parigi Alessandro Volta. Ma Marescalchi aveva risposto il 19 febbraio, e cito, «Qual urto non farebbe la sola proposizione nell'animo dei bolognesi, i quali hanno tanto attaccamento all'idea di aver l'istituto fra loro? Quanto maggior odio ne andrebbe a provenire agli olonisti, cioè ai milanesi, medesimi, accusati già da tutti i dipartimenti, nonché da quello del Reno, che è il dipartimento di Bologna, di voler occupar tutto, d'essere essi soli nel lusso e nella prosperità, di burlarsi persino della miseria degli altri? Qual colpo ne deriverebbe allo spirito pubblico, che, a parer mio, è il primo oggetto del quale dobbiamo occuparci? E quale sarebbe all'incontro il risentimento perpetuo che ne andressimo a risvegliare? Io conosco Bologna e ne conosco la storia. In tutti i tempi ha regnato in essa uno spirito di agitazione, ma nello stesso tempo un sentimento di patria che non ho conosciuto altrove». Quindi è un passaggio che già testimonia, pur in ottimi rapporti, quale fosse la dialettica forte. La dialettica tra Milano e Bologna, che toccava anche altre figure dei vertici del neonato Stato. Come non ricordare ad esempio lo scontro tra Melzi e Antonio Aldini. Melzi era riuscito addirittura a provocare l'allontanamento dal Consiglio legislativo di Aldini, che ne faceva parte. Consiglio legislativo che era organo di governo di primaria importanza e dal quale, a onor del vero, l'Aldini nulla aveva omesso pur di riuscire a frapporre ostacoli all'azione di governo di Melzi. Lo scontro Milano-Bologna aveva tuttavia assunto modalità realmente pesanti e pericolosi per l'equilibrio
del neonato Stato per una serie di avvenimenti che si ebbero nella città di Bologna. L'arrivo in sede del primo prefetto di Bologna era stata preceduta dalla nomina a commissario straordinario di Antonio Cossoni. Antonio Cossoni, che era un comasco di Dongo, ma olonista a tutti gli effetti, lo troviamo nei ritratti dei grandi benefattori dell'ospedale maggiore. Costui aveva agito dall'alto, senza la necessaria mediazione a livello locale, sia nella scelta del personale di prefettura, sia nella riforma della Guardia Nazionale bolognese. E quando si parlava di Guardia Nazionale, a Bologna si andava a toccare un corpo che la municipalità bolognese, a differenza di quanto era avvenuto in gran parte delle città della Cisalpina, la municipalità bolognese aveva continuato a finanziare e a mantenere in perfetta efficienza, perché ne rivedeva nella sua tradizione, che veniva dalle milizie urbane, eccetera, così, un motivo di identità molto forte. Questi ulteriori interventi avevano avuto un esito davvero pesante. Infatti l'esito sarebbe stato quello di una vera e propria rivolta, culminata nell'assassinio del segretario generale della prefettura, che era un patriota napoletano emigrato, come ce n'erano tanti, De Sanctis. Situazione difficile, proprio di ordine pubblico difficile, che avrebbe costretto di Leopoldo Melzi a ritirare dalla sede di Bologna il primo prefetto che l'ha inviato. Sto parlando del veronese Alessandro Carlotti, trovatosi in grandissima difficoltà e incapace di affrontare la bollente situazione ambientale. Ne sarebbe seguita una vera e propria repressione militare, per rimettere le cose, diciamo, a posto. Gli esiti del perdurante conflitto Milano-Bologna, che non si sarebbe certo esaurito lì, si sarebbero visti anche all'atto del passaggio nel 1805 dalla Repubblica Italiana al Regno d'Italia. Come sottovalutare, infatti, la messa ai margini di Melzi e l'ascesa ai vertici dello Stato di Antonio Aldini, se non come un passaggio di consegne da un campo all'altro, per molti versi? Aldini, nominato segretario di Stato a Parigi, a questo punto divenendo lui interfaccia tra il governo del Regno Italico e la persona di Napoleone, che avrebbe dovuto costantemente seguire in modo da presentargli e discutere gli affari del Regno d'Italia. Ora, non si può banalizzare questo conflitto, di cui l'episodio dell'istituto era a tutti gli effetti parte. Non lo si può banalizzare riducendolo a puro e semplice scontro per il primato. Non era solo un episodio di faticosa mediazione per il potere all'interno di una entità statuale nuova, che assemblava per l'appunto città e territori per l'addietro politicamente separati. Entrava ora in gioco un fattore che è ancora in gran parte da esaminare, ma che mi verrebbe da classificare come cultura profonda di governo dell'élite. Bologna e Milano, da secoli, avevano visto consolidarsi élite di potere avvezze a giocare da una posizione, come potremmo chiamarla, di leadership mediata. Per Milano la centralità di questa città nel Ducato e nello Stato di Milano, Milano l'aveva sempre costruita ritagliandosi il potere locale, l'ampio potere locale, a fronte della riconosciuta sottomissione a un potere altro da sé, vuoi spagnolo o vuoi austriaco.
doppio piano perfettamente riconoscibile a livello istituzionale, con organismi camerali e organismi statali e organismi di mediazione. Basti leggere il bel libro di Gian Vittorio Signorotto, Milano Spagnola, per trovare descritti modi e forme di una mediazione al vertice che si proiettava negli esiti sul piano del potere locale. Per contro, Bologna, per la sua parte, non era da meno nell'ambito dello Stato della Chiesa. Basta in questo pensare al sistema di governo per assunterie, in cui si giocava una alterità nella gestione dello Stato estremamente interessante dal punto di vista istituzionale. Oppure basti leggere il bel volume di Angela De Benedictis, Repubblica per contratto, volume attentissimo agli aspetti giuridici dell'autonomia politica bolognese nell'ambito dello Stato della Chiesa. Ne conseguiva dunque un'abitudine secolare da parte delle rispettive élite a ritagliarsi il proprio potere locale pur a fronte di un'autorità politica sovraordinata, che ora diventava, nella nuova realtà, la Francia. Abitudine che si rifletteva e si sarebbe riflessa anche nella propensione a privilegiare carriere e cariche locali piuttosto che di vertice. Per la Milano della Restaurazione, gli studi di Marco Merigi hanno ben messo in luce lo sforzo delle élite milanesi, attentissime a conservare spazi istituzionali di potere a livello locale e poco attratte da cariche sovralocali. Per fare un esempio di contrasto con questa impostazione relativamente al Regno d'Italia, non sarebbe stato lo stesso per quanto riguarda il patriziato veneziano. Patriziato veneziano culturalmente non organizzato a giocare partite di potere in un contesto istituzionale che non potesse controllare in prima persona. E con ciò destinato a una drammatica marginalizzazione, in quanto i rapporti divennero rapporti pateticamente individuali di richiesta di spazio con Napoleone, senza capacità di fare corpo, come invece continuamente il patriziato, nonostante anche le batoste che aveva preso in realtà, come quelle bolognesi e milanesi nell'ultima fase, diciamo così, dell'antico regime, però avevano quantomeno culturalmente ben conservato. Tornando a noi, certo le élite milanese e bolognese non erano disposte a cedere all'altra il primato nel rapporto con il potere centrale, cioè con Napoleone, e con il suo rappresentante in territorio italico. Perché nel profilo di quel legame e nella capacità di mediare col potere più alto, pensavano di consolidare gli spazi del proprio potere. E la realtà, diciamocelo, a dispetto del profondo rivolgimento istituzionale degli anni napoleonici, paradossalmente non sarebbe stata così in contrasto con le aspettative, come mostra la posizione di primato economico-politico che tanta parte del patriziato milanese sarebbe riuscito a conservare nel corso dell'Ottocento. E il discorso vale anche per Bologna. Comunque sia, tornando all'Istituto Nazionale, la sua collocazione rappresentava un obiettivo importante, sebbene uno dei tanti, in questa partita, chiamiamola periferica, di potere. Il progetto napoleonico di un Istituto Nazionale che facesse da centro alla comunità dei dotti e delle scienze, strumento insieme di raccordo col governo e di alta immagine e rappresentanza, dunque fattore legittimante del potere, era dunque cosa
tanto delicata e importante quanto difficilmente gestibile da un nuovo organismo politico, quello italico, scosso nelle fondamenta da queste contrapposizioni. Realtà tutta fatto diversa da quella che aveva generato invece la vicenda dell'istituto in Francia e che aveva generato il modello per l'appunto. Realtà ha primato incontrastato del centro, cioè Parigi, una realtà in cui le partite e gli scontri si giocavano a Parigi, ci si ammazzava, ma poi si utilizzavano gli strumenti istituzionali e organizzativi che erano in grado comunque sia di proiettarsi sulla Francia e di permettere di giocare un ruolo di potenza. Per concludere, mi limiterò a ricordare cosa accadde. Lo scontro tra Bologna e Milano, per essere sede dell'istituto, portò Napoleone a immaginare una soluzione diversa da quanto originariamente fissato. Qualcosa di più adatto alla realtà italiana. Quando nel 1808 Brera fu dichiarato Palazzo Reale delle Scienze e delle Arti, alla richiesta che immediatamente il viceré Eugenio gli recapitò e gli sottopose per trasferire l'istituto a Milano, replicò: in Francia tutto è a Parigi, in Italia non tutto è a Milano. Bologna, Pavia, Padova, forse Venezia hanno i loro propri lumi. Antonio Aldini, il 26 febbraio 1810, avrebbe trasmesso a Eugenio il parere di Napoleone sull'idea del centro dell'istituto a Milano. Pensa Sua Maestà, scriveva Aldini, che utilmente potrebbero stabilirsi nelle città di Milano, Venezia, Bologna, Padova e Verona 5 istituti provinciali, i quali potrebbero anche chiamarsi Accademie delle Scienze, ovvero conservare i nomi cui tali stabilimenti erano per l'addietro cogniti nella Repubblica Letteraria. Ora, il 25 dicembre 1810 si sarebbe arrivati alla soluzione di compromesso di porre la sede centrale dell'istituto a Milano, ma aggiungendo a questa 4 sezioni, Venezia, Bologna, Padova e Verona, chiamate a operare separatamente, tenendo distinti i loro atti, anche se uniformando i propri regolamenti a quello dell'Istituto Reale. Grazie. Ringrazio anch'io, professor Antonielli, per questa sua bella relazione in cui la dialettica Milano-Bologna, a proposito dell'Istituto Nazionale, è stata inquadrata ampiamente nella dialettica più generale politica che caratterizzava i rapporti tra questi due poli, senza dimenticare quella natura non parigicentrica ciò che si stava accorpando nell'impero, che avrebbe consigliato quelle soluzioni alternative di cui ci è stato parlato. Mi ha fatto anche piacere che nella relazione siano stati citati dei nomi fondamentali dell'istituto o di fuori dell'istituto che tanta parte hanno avuto non solo nel dibattito sull'età napoleonica, ma più in generale nel dibattito storico. Mi riferisco a Capra, mi riferisco all'anniversario di Della Peruta che è stato ricordato, mi riferisco anche alla Brambilla, i cui contributi in materia sono stati fondamentali. Do adesso la parola all'amico Marco Gaspari dell'Università
dell'Insubria, studioso in particolare del Settecento, ma non soltanto, il quale è la persona più indicata per parlarci da par suo di Manzoni, del rapporto Manzoni-Napoleone. Prego, Marco. Grazie Andrea Silvestri, alla presidenza dell'invito. Mi chiedo se la mascherina non sia un... Posso toglierla, il resto tanto mi pare che abbiamo la distanza. Forse aiuta la comprensione. Ecco, il mio tema è il 5 maggio. È chiaro che il centenario... il centenario della morte di Napoleone è anche il secondo centenario del 5 maggio. Parliamo di uno dei testi più noti del canone della poesia italiana e certamente del testo più popolare della lirica ottocentesca, come era già in grado di riconoscere Francesco De Santis, ci tornerò sopra tra poco. Fatto questa popolarità, che può apparire curioso, data l'effettiva oscurità che emerge in più luoghi del testo, oscurità riconducibile a qualche scelta di vocabolario molto ardita e a una fin troppo vistosa concentrazione espressiva, che è poi la stessa degli inni sacri, come anche alla complessità di alcune aspre tensioni sintattiche. Pensiamo solo ai versi 61-68, il paragone dell'onda che s'avvolve e pesa sul capo del naufrago. Tutti abbiamo, immagino, una comune esperienza di studi liceali dove era stato abbastanza arduo andare a inseguire la collocazione giusta delle parole, no? E ci si avvicina dunque a una lirica per la quale l'aspetto formale resta indubbiamente uno dei dati prevalenti e non sempre di facile accessibilità. E qui sull'immediato successo del 5 maggio e anche su queste stesse difficoltà interpretative va rilevato che Manzoni si dimostrava perfettamente cosciente e ci rifletteva già a pochi mesi dalla stesura. Abbiamo una lettera all'amico Giambattista Pagani in cui Manzoni scrive: «Cercando io le ragioni dello strano incontro di quel componimento, ne trovo due potentissime, nell'argomento e nell'inedito. Forse una terza è una certa oscurità, un'oscurità messa quindi tra le ragioni del successo, viziosa di per sé, ma che può aver dato luogo a far supporre pensieri alti e reconditi, dove non era che difetto di perspicuità». Qui c'è il tipico understatement manzoniano. Però per quanto riguarda l'inedito, diciamo subito che l'ode circolò, sì, e non poco, però manoscritta, fino alla prima edizione, un'edizione semiclandestina che apparve a Torino nel 1823. Quanto al paradosso tra lo strano incontro, cioè il successo di pubblico, e la sua messa oscurità, anche questo fa capo alla singolarità che potremmo estendere senza troppi tentennamenti all'intera lirica manzoniana. Perché di fatto possiamo anche constatare come la vicenda della poesia italiana dell'Ottocento non può non considerare fondamentale la parte che vi ebbe il futuro romanziere dei Promessi Sposi. Fondamentale quanto anche singolarmente appartata, come si direbbe di un esperimento che non poteva aver seguito. È frutto di tenace laboratorio, cioè di costruzione voluta, scientifica, in perseguimento di un ideale messo a fuoco con una vigile razionalità, a fronte di una vocazione per la poesia che, soprattutto nel giovane Manzoni, fu assoluta e totale. È chiaro che siamo davanti a un groviglio di contraddizioni. La stessa genesi del 5 maggio si colloca perfettamente in questo quadro. Tutte le attestazioni la confermano come la sola tra le poesie di Manzoni scritta di getto. Tre giorni, dal 18 luglio 1821,
quando Manzoni ebbe modo di conoscere la notizia della morte di Napoleone. I tempi della comunicazione erano naturalmente allora quelli dei tempi di navigazione e Sant'Elena, in pieno Atlantico, a quasi 2.000 chilometri dalla costa africana e più di 3.000 da quella del Brasile, era stata scelta per l'esilio dell'imperatore proprio in ragione della sua distanza dalle rotte commerciali più battute. Non ci si poteva arrivare che volendo o per caso, come qualche nave naufraga, no? Che spesso arrivava alla pratica di far scendere a terra i marinai più rissosi, spesso gli ammutinati, con l'accortezza di tagliare loro le mani prima di farli scendere a terra, no? In modo che non riuscissero a ricostruire niente che potesse mettere in grado di riprendere la navigazione. Li sbarcavano così, questi riuscivano a ricostruirsi una vita ovviamente non facile, con l'aiuto di qualche capra, che era l'unica, così dire, fauna dell'isola. L'isola delle capre veniva chiamata, e quindi c'era anche questo carattere che va ricordato. A Londra, così, la relazione sulla morte era stata consegnata al ministro delle colonie il 4 luglio. L'addetto d'ambasciata, che si incaricò di farla pervenire a Parigi, utilizzò, appena sbarcato sul continente, il telegrafo ottico, che era una novità tecnologica assoluta, che consentì l'arrivo della notizia a Parigi nel tardo pomeriggio del giorno dopo, 5 luglio. Il giorno dopo, 6 luglio, il Moniteur, stringatissimo e più che telegrafico, dava la notizia. I giornali inglesi annunciano la morte di Buonaparte, basta. E questo annuncio venne ripreso il 7 da tutte le altre testate per dar conto nei giorni successivi dei dettagli del caso, dall'esito dell'autopsia alla sepoltura. Il primo annuncio in Italia era uscito sulla Gazzetta Piemontese di sabato 14 luglio. La Gazzetta di Milano diffondeva la notizia 2 giorni dopo, 16 dunque, muovendo dalla fonte. E queste sono le parole della Gazzetta di Milano. Ecco in quali termini il Courrier, foglio ministeriale, pubblica la notizia. Napoleone Bonaparte non è più. Egli morì il 5 di maggio alle ore 6 della sera di una malattia di languore che lo riteneva a letto da più di 40 giorni. Chiese che dopo la sua morte il suo corpo fosse aperto, onde si riconoscesse se la sua malattia fosse uguale a quella che troncò i giorni del padre suo, cioè un cancro allo stomaco. La sezione del cadavere provò infatti che egli non era si ingannato nelle sue congetture. Napoleone conservò l'uso della mente sino all'estremo giorno e spirò senza dolore. Manzoni si trovava allora, come abitualmente durante l'estate, nella sua tenuta di Brusuglio. Il giornale gli arrivò il giorno dopo, il 17. Con lo stesso ritardo di un giorno arrivava a Brusuglio un numero successivo che dava conto degli ultimi giorni di vita di Napoleone e insisteva sul desiderio espresso dall'esule per i conforti religiosi. E questo è un dato importante. La nota, meno succinta della precedente, riproduceva un dispaccio datato da Sant'Elena il 25 aprile. Quanto all'ecclesiastico, leggiamo, Bonaparte domandava un uomo che conoscesse la società e che avesse esperienza, un dotto teologo in stato di discutere punti di religione, e venivano riportate le parole che avrebbe usato lo stesso Napoleone. Anche Voltaire, nei suoi ultimi momenti, si gettò nelle braccia della religione. Voltaire era per Napoleone l'essenza stessa della letteratura, della cultura francese. Non avrò modo di ricordarlo, ma quando Goethe incontrò Napoleone a Erfurt nel 1808, era stato Voltaire l'argomento delle loro discussioni, Voltaire il teatro francese. Proprio quest'ultima lettura, questa del conforti religiosi, doveva attivare in Manzoni, già fortemente provato dalla notizia della scomparsa del maggiore protagonista della storia recente, l'impulso a mettere in carta quello che è stato definito come l'ultimo degli inni sacri, proiettando, come pure si è detto, la gloria terrena raggiunta dall'imperatore sullo sfondo dell'immensa immortale gloria che solo la fede può assicurare.
qui può esserci utile qualche dettaglio. In quei giorni, e anzi proprio a ridosso del 16 luglio, Manzoni stava portando a termine il quarto atto della Delchi, con il coro sparsa le trecce morbide. La morte dell'imperatore esule e la vicenda degli ultimi giorni di Ermengarda, la prima moglie di Carlo Magno, imperatrice ripudiata e abbandonata a morire in un convento che solo nella fede trova l'estremo conforto, non potevano non generare una formidabile tensione emotiva. Qui mi scuso per un excursus tecnico che però ritengo necessario. È significativo il fatto che il metro sia lo stesso nel coro e nell'ode. Una strofe di sei settenari, alternatamente sdruccioli, liberi, e piani, rimati, con il sesto verso tronco e rimato con l'ultimo della strofe seguente. Lo stesso metro, dunque, del canto delle consorelle che accompagna Ermengarda al passo decisivo. Si tratta di una scelta abbastanza eccezionale che nella bibliografia ha riconosciuto pochi, ma pur significativi precedenti nella sperimentazione metrica settecentesca. La questione era stata affrontata per la prima volta da Francesco De Santis in una lezione zurighese, a cui ho già accennato, nel 1858. Secondo De Santis, quel verso sarebbe l'Alessandrino, ossia il verso francese, il doppio settenario, 14 sillabe, divenuto però italiano, scrive De Santi, segmentandosi sui settenari e sulla loro alternanza di accenti, in modo da eliminare l'effetto di cantilena, è la parola che usa De Santis, proprio del metro francese. Cantilena, scrive proprio De Santis, servendosi dello stesso termine, che tornerà sotto la sua penna nella prima pagina della storia della letteratura italiana, per definire il contrasto di cielo d'alcamo, prima metà del 200, rosa fresca aulentissima che appare inver l'estate. E cantilena era definizione già fissata per il contrasto di cielo d'alcamo nei diffusi manuali che circolavano allora per l'editoria scolastica universitaria, quelli di Nannucci e di Emiliani Giudici. Nel 1910, quasi finito questa discussione tecnica, uno studio fondamentale di Francesco Dovidio metteva a fronte proprio il primo distico del 5 maggio, provando con evidenza come il settenario fosse germinato dalla cesura del verso maggiore, cioè il verso di 14 sillabe segmentato in due unità di 7. Si capisce meglio così la conclusione di De Santis sulla popolarità dell'ode manzoniana e la sua insistenza sul fatto che il 5 maggio, sono parole sue, sia riuscito la poesia più popolare in Italia e addirittura la prima poesia popolare in Italia, che nel recupero di un metro antichissimo sconfigge la cantilena a vantaggio dell'effetto di una corrente continua, scrive ancora De Santis, la stessa da cui rimase colpito un altro grande lettore contemporaneo, Goethe. Chiedo ancora un po' di pazienza per sottolineare come nel caso di Manzoni le questioni metriche, che molto probabilmente sono considerate nell'ambito degli studi un po' al di sotto di quanto meriterebbero, se osservate da vicino possono portare anche a qualche risultato di rilievo. Lo potrebbe dimostrare un caso ancora più clamoroso, quello del primo coro della Delchi, dagli atri muscosi, che rappresenta una delle prove estreme della poesia manzoniana. È stato composto dopo quello di Ermengarda, quando la Delchi stava per essere licenziato, soltanto nel gennaio del 22. Si tratta di 11 strofe di 6 versi dodecasillabi, o meglio doppi senari, di cui il terzo e il sesto tronchi rimati tra loro, in rima baciata i versi in prima e seconda sede e quarta e quinta sede. La cesura cade dopo la sesta sillaba. Nella nostra tradizione lirica è un unicum assoluto, come fanno notare i commentatori più avvertiti. Però subito dopo diventa estremamente fecondo nello sviluppo successivo del genere della ballata romantica.
dal Berchet delle fantasie al Biava dei simboli fino a Giovanni Prati, e mi fermo. C'è però un testo abitualmente assente dalla rassegna delle riprese, ed è un testo importante, il Canto degli Italiani del genovese Goffredo Mameli, messo in musica entro novembre del 47 da Michele Novaro, è diventato prima il canto di guerra delle barricate di Milano e di Brescia nel 48 e poi, come sappiamo tutti, il nostro inno nazionale. Pur con diversa partizione strofica e con un diverso sistema di rime, riducendo a una linea ritmica semplice il doppio scenario del coro, e quel che più conta, con una contestualizzazione perfettamente sovrapponibile che chiamava in causa un popolo indegno di questo nome, il verso finale, un volgo disperso che nome non ha, perché si riscattasse dall'annichilimento della resa. E questo è Novaro. Noi fummo da secoli calpesti derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Se il giovane Mameli vi aveva riconosciuto il germe di un potente richiamo politico in grado di sollecitare un volgo a ritrovare la dignità di popolo, era anche perché possiamo ipotizzare i solchi bagnati di servo sudor che aprivano nel coro della Delchi quella grandiosa scena di sconfitta e desolazione, gli avevano sollecitato il confronto che nei commenti al coro della Delchi non mi pare sia mai stato rilevato, a dispetto della sua effettiva intenzionalità, che rinviava di certo anche alle recenti delusioni delle speranze affidate dagli italiani alle armi napoleoniche, il confronto, dicevo, con altri solchi, quei sillon che dalle rovine della Bastiglia scorrevano, ma abbeverati dal sangue dei nemici e non dal sudore di un popolo servo, nella stessa Marsigliese. Ma torniamo al 5 maggio. Il testo fu dunque esteso tra il 18 e il 20 luglio, in uno stato di tensione continua che alimentò anche qualche leggenda. Per esempio, la richiesta alla moglie di suonare ininterrottamente al pianoforte per accompagnare la concentrazione della scrittura. Questa è una richiesta che facciamo, che fa qualche difficoltà da essere accreditata, perché basta ricordare che Enrichetta si trovava allora nelle settimane finali della sua settima gravidanza ed era una condizione particolarmente delicata. Clara sarebbe nata il 12 agosto ed era destinata a vivere meno di 2 anni, quindi difficile dar credito a questa ipotesi. Lo stesso celebre incipit potrebbe rinviare al piccolo dossier che abbiamo già messo agli atti, rifacendosi all'esordio di uno dei più fortunati archetipi della lirica funebre, l'Ode per la morte di Cromwell di Edmund Waller, che Voltaire aveva tradotto nell'undicesimo capitolo delle sue Lettres philosophiques, le lettere inglesi. Il n'est plus, ça n'est fait, soumettons nous au sort, eccetera. Del resto, nell'ampio alveo dell'omiletica francese, in particolare nelle orazioni funebri di Bossuet e Massillon, che sappiamo essere state molto frequentate dal Manzoni della morale cattolica, è ben testimoniata questa tipologia di esordio che evoca con forza la figura dello scomparso proprio tacendone il nome. E Voltaire stesso, si è visto, era citato espressamente sulla Gazzetta di Milano per essersi gettato nelle braccia della religione, citazione che sta poche righe sotto il cenno lapidario che ricordavo prima. Napoleone Bonaparte non è più, che agì certamente come altro elemento motore del celebre incipit. Di fatto l'ouverture su quel sincopato eifu e la scelta metrica furono elementi decisivi nella stesura dell'ode, affermandosi fin dalla prima stesura come pivot insostituibili del rapido ma tormentato percorso elaborativo. Ne risultò un'omogeneità ritmica di indubbio effetto, appunto quella corrente continua di De Sanctis o il ritmo dominante di cui parlò Goethe. Al termine della rapida stesura, che comportò non pochi rimensamenti e dilatò di molto il testo rispetto al progetto iniziale, il 5 maggio venne presentato dall'autore all'ufficio di censura, come voleva la prassi.
Era il 26 luglio. Ovvio che Manzoni fosse il primo ad aspettarsi il rifiuto del visto per la stampa, data la ben nota riluttanza dell'Austria a concedere aperture sul nemico storico dell'impero, e tanto più se il nemico storico era oggetto di ammirazione e anche di un'umanissima pietas, più che di ripulsa. L'autore, che evidentemente teneva alla circolazione dell'ode, ricorse allora a quello che lui stesso, nelle più tarde confidenze senili fatte a Cristoforo Fabris, definì un artificio, presentando alla censura due copie anziché una sola del testo. Ho sperato, si legge queste memorie, è la voce di Manzoni che parla, come infatti avvenne, che una delle due copie mi sarebbe stata restituita col divieto della pubblicazione e l'altra sarebbe rimasta in mano di qualche impiegato della censura che l'avrebbe poi fatta vedere. Così fu, e per 15 giorni, il 5 maggio, uscito dalle mani di questo impiegato, girava manoscritto per Milano e di lì andò in giro per tutto il mondo. Non è vero. Una ricerca recente sulla tradizione testuale, stata fatta da Isabella Beccherucci, ci dice che non due copie vennero presentate all'ufficio, ma una sola, l'altra copia essendo autografa, e sono conservate entrambe alla Biblioteca Nazionale Braidense. E vennero entrambe restituite all'autore, che assunse l'autografo a base dell'immediata diffusione di altre copie autografe, subito realizzate e spedite, tramite la consueta assistenza degli amici Hermes Visconti, Gaetano Cattani, una cameretta romantica, e a destinatari accuratamente selezionati, da Fauriel a Goethe, appunto, a Vieux, con l'obiettivo di far giungere l'ode a stampa al di fuori del Lombardo-Veneto, come perché si stampasse l'ode che si stampasse fuori dal Lombardo-Veneto, come appunto accadde. Resta fuori discussione la partecipazione diretta di Manzoni a questa prima fase della divulgazione del testo, almeno per le copie più antiche. Una divulgazione ad ampio raggio, dato che ha consentito di censire, per la sola fase precedente la stampa piemontese, 9 copie superstiti, oltre ai 2 autografi, a una copia apografa riconducibile a Gaetano Giudici e al facsimile autografo che venne allestito per l'imperatore del Brasile, Don Pedro II, che avrebbe poi tradotto in portoghese il testo. Entro dicembre il banchiere naturalizzato milanese Enrico Milius, che aveva Cattaneo tra i suoi agenti, ne inviava una trascrizione al duca di Weimar, Carl August, perché la facesse arrivare alle mani di Goethe, che, entusiasta, la volle tradurre a tambur battente tra il gennaio e il febbraio del 22, per darne poi pubblica lettura a corte. Il testo sarebbe stato pubblicato l'anno dopo sulla rivista più autorevole del mondo culturale tedesco, Über Kunst und Altertum. Tra le copie diffuse in area piemontese, mentre una raggiungeva la tipografia Marietti, un'altra, verso la fine del 21, era nelle disponibilità del conte Aymond de Verrieux, amico fraterno di Alphonse de Lamartine, che era in Italia come legato dell'ambasciata francese a Firenze, il quale entro febbraio dell'anno successivo era così il destinatario a sua volta di una copia dell'ode. «Vorrei averla scritta io», commentò, per avviarne poi nell'estate del 23 una prolissa rielaborazione in forma di elegia, Bonaparte, della quale credette bene retrodatare idea e elaborazione a pochi mesi dopo, parole sue, la notizia della morte di Napoleone per evitare il sospetto di plagio. È uno dei testi più brutti dell'intera opera di Lamartine. L'evento di Sant'Elena, anche indipendentemente dal 5 maggio, che la cronologia conferma dunque come il capostipite di questa celebratura, letteratura celebrativa post mortem, aveva generato un profluvio di pubblicazioni. Profondamente radicata nell'immaginario popolare, la figura di Napoleone aveva dato luogo, ancora in vita, a un vero e proprio culto della personalità. E questo è ovvio. Ma l'esilio, anche da parte dei suoi detrattori, era stato presto riconosciuto, e qui mi servo delle parole di Vittorio Criscuolo, che ha ricostruito bene questa parte in un recente libretto sulla morte di Napoleone intitolato proprio Ei fu,
pubblicato l'anno scorso al Mulino, aveva presto riconosciuto l'esilio come una forma di espiazione dei suoi errori, conferendo alla sua figura purificata l'aureola del martirio. Il mito di Napoleone nasce con l'esilio, questo è un dato di fatto. L'eco della sua morte investì l'intera Europa e le prestarono voce, oltre a Manzoni, scrittori, poeti, musicisti di ogni levatura, da Béranger a Grillparzer, da Byron a Balzac, da Heine a Hugo. In Italia il successo del 5 maggio scalzò dagli annali della nostra letteratura innumerevoli autori che tentarono il tema, da Paolo Costa a Giunio Bazzoni allo stesso Silvio Pellico. La lettura, che ci aspettiamo tra poco, come lei solo sa fare, da Anna Nogara, chiarirà bene la presenza di elementi estremamente caratterizzanti, a iniziare dalle aspre tensioni sintattiche al limite della comprensibilità, come si diceva prima, alla frequenza delle sinedochi e di altre figure di forte concentrazione semantica che indicano esemplarmente la prevalenza della brachilogia sulla diffusione, della summa sul commento. E poi la partitura degli aggettivi, con la frequenza dei derivati dal termine positivo con il prefisso in, come nel caso degli sdruccioli dell'esordio, immobile, immemore e poi via, indocile, inestinguibile, eccetera, che sono una delle marche stilistiche più riconoscibili della lirica manzoniana. Lo stesso incipit dell'ode, vale anche qui la stessa cosa, con il rilievo anaforico della congiunzione che muta, innalzando in un atteso rallentamento, il tono della narrazione rispetto alle sequenze che precedono, preparando il lettore a una tensione emotiva più interiorizzata. Al verso 55 e sparve, 79 e ripensò e l'avviò, verso 91, eccetera. Tutti elementi che confermano l'omogeneità dell'ode con la compagine degli inni sacri, come fa anche l'altro elemento decisivo che nel nuovo corso della sua poesia aveva stupito i lettori, il bando imposto ai temi mitologici. Ovvio negli inni sacri, evidentemente, ma qui segnale di una decisiva presa di distanza dal gusto contemporaneo, che cogliamo invece in qualche altro dettaglio iconografico. E questo dimostra, lo dico tra parentesi, ma sarà il caso di sottolinearlo, un'attenzione di Manzoni per l'arte figurativa e plastica contemporanea, giusto per dire che sarà anche tempo di far evolvere le sue competenze sul tema, come ci si potrebbe aspettare da chi nel primo ventennio del secolo visse nella Parigi di Delacroix, farle evolvere al di là del solito Caravaggio. Quindi dicevo, cogliamo qualche dettaglio iconografico, come nell'invito rivolto alla fede, nella penultima strofe, scrivi ancor questo, allegrati, dove quello della fede, o anche possibile alternativa della storia, che iscrive nel marmo il nome del defunto, è immagine tipica dell'arte sepolcrale neoclassica. Pensiamo per analogia all'allegoria della speranza che nel finale di Silvia mostrava con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda, e l'immagine è altrettanto plastica. Con questo Manzoni, come di lì a poco sarebbe avvenuto con Leopardi, la poesia italiana ritrovava una dimensione europea, come, richiamando la poesia biblica e i nomi di Milton e di Klopstock, poterono giudicare tempestivamente Goethe e Sainte-Beuve. Il primo inserì Manzoni nel progetto di quella letteratura universale, la Weltliteratur, che cominciò a mettere in circolazione nel 1827. Nello stesso anno, che poi l'anno dell'uscita dei tre volumetti in edizione definitiva della prima edizione dei Promessi Sposi, pubblicava anche una selezione, Goethe, di testi popolari da un ampio ventaglio di lingue, Aus fremden Sprachen, una selezione, un'antologia, che mostra il suo interesse per le tradizioni popolari, con la versione di antichi testi boemi e dei canti eroici neogreci. A questa raccolta, e il fatto è abbastanza curioso, Goethe destina anche la sua versione del 5 maggio, prova decisiva, se ne cercavamo altre, di quella popolarità che si sentiva già allora di attribuire all'ode.
già allora. Poi sarebbe stato più facile. Mezzo secolo dopo, nel 1883, un erudito volenteroso poteva allineare in un opuscolo, questo il titolo, 27 traduzioni in varie lingue del 5 maggio. Ugo Blank, che ha fatto qualche anno fa il punto sulla fortuna del 5 maggio in Germania, nel 1995 contava 23 versioni tedesche, oltre quella di Goethe. 26 traduzioni spagnole erano state censite ancora nel 1948 da Mario Gasparini. Mi pare che la popolarità resti fuori discussione e lo poteva ammettere perfino, anche se io ci leggo un po' di malignità, Niccolò Tommaseo. L'autore degli Inni Sacri, del Carmagnola e delle Osservazioni sulla morale cattolica viveva quasi sconosciuto all'Italia quando quest'ode venne a far avvertita come di cosa nuova la nazione che aveva trovato un poeta. Grazie. Grazie a te Marco per averci esplicato e snodato quel groviglio di contraddizioni di cui avevi parlato all'inizio, ma anche quel groviglio di copie, di traduzioni, di rielaborazioni che testimoniano della popolarità di un'opera che appunto poteva essere contrapposta, la popolarità, all'oscurità, come hai ben mostrato sempre all'inizio. Adesso un momento molto importante, molto bello. Diamo la parola alla grande attrice Anna Nogara, che ci interpreterà con nostro grande piacere, ne sono sicuro, il 5 maggio. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque. Quando con vece assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito, mista la sua non ha. Vergine di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio e scioglie all'urne un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Tutto ei provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò. Due secoli
l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. Ei fe silenzio e d'arbitro s'assise in mezzo a lor. E sparve. E i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibil odio ed indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista scernere prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende e i percossi valli e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò. Ma valida venne una man dal cielo e in più spirabil aere pietosa il trasportò e l'avviò pei floridi sentier della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella, immortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Bene, possiamo ricominciare con la relazione del professor Silvestri, che passa da presidente a oratore. Sì, quindi senza presentazioni. E dopo la rappresentazione alta e nobile di Napoleone da parte di Manzoni, ben illustrata da Marco Gaspari, volevo a contrasto indicare e commentare una lettura di Napoleone dissacrante e impietosa, ironica e umoristica. Quello di Gadda, in una nota della Dalgisa, in particolare la nota 10 del disegno milanese, come ha già ricordato il Presidente, quando il Girolamo ha smesso. Qualche precisazione preliminare. Quando parlo di nota gaddiana, mi riferisco non a un contributo creativo, magari di minor momento, né tantomeno alla distinzione tra le cosiddette note compositive e note critiche del racconto italiano di Gnotto del Novecento. Si tratta invece semplicemente di note a piedi pagina, usate e abusate negli scritti di Gadda fin dagli appunti dei corsi al Politecnico, poi persino nel giornale di guerra e di prigionia,
qui non solo come specificazione del contesto militare e dell'hic et nunc dello scrivente, ma già come note linguistico-gergale dialettali. Nel primo tentativo romanzesco del racconto italiano sono prevalenti le note di tipo tecnico, mentre finalmente, proprio nella Dalgisa, le note diventano moltissime ed esuberanti nella mole, diventando divagazione nella continua divagazione che è il racconto a testo, come nel caso della nota napoleonica, la più lunga in assoluto. La nota in questione è appiccata al racconto labilmente e contrastivamente, come cerco di chiarire. Si parla dei racconti di vecchi specialisti in lucidatura di perché della, ahimè, disciolta, ditta la confidenza da parte di damasse milanesi dei primi decenni del Novecento, più desiderose che terrorizzate da ipotetici aggressori che vogliono rubar loro i brillant degli orecchini. Citazione. L'adorabile farabutto, oh sì, oh no, si approprierà le due nocciole, magari col cipiglio e con l'atto che usò in Duomo. Io non sono capace di usare contemporaneamente questa cosa qui, e quindi qui non vedo niente, non lo so, pazienza, non importa. No, avevo tante belle immagini, mi sembrava, ma io non sono capace. Adesso c'è. Sì, va bene. Scusate, ma è la mia incapacità tecnologica. Dicevo, ed era una citazione, l'adorabile farabutto, o sì o no, si approprierà le due nocciole, magari col cipiglio e con l'atto che usò in Duomo il Piccinella, pallido e glabro e in comptis capillis, quei quattro che gli rimanevano, e indaffarato ovunque verso le fanfare e la gloria. Quando prese su lui stesso dal cuscino cremisi, francese cramoisi, la corona e se la pigiò sulla capa lui stesso. Ecco qui la comparsa di Napoleone, non nominato, ma individuato con particolari da libri di testo delle vecchie elementari, anche se la citazione oraziana, l'analogia linguistica con il francese, il dialettalismo napoletano, la capa, sono ingredienti eterogenei del multilinguismo di Gadda tra ironia e sogghigno. E la cifra del Napoleone della nota inquadra bene la feroce e sarcastica avversione di Gadda per lui. Per limitarci agli epiteti più comici, tutti dal testo in questione, Bonaparte è, lo abbiamo già sentito, il Piccinella, il Grassouillet, Epilettoide, Omettino col diavolo in corpo e col pepe in culo, lugubre e sparuto generaluccio, bravo artiglieretto e gendarmetto, giallastro Vendamier, intrigante a rivista, il coso, il vendemmiaio col suo fiuto di volpiccia cachettica, l'incoronato prepotentello, il piccoletto, il nano, il grassottello. Sarcasmo e pettegolezzo si estendono, oltre che a fratelli, citazione, e sorelle e parenti poveri, non più poveri, e si vedono lì tutti nella coronazione. Dicevo che sarcasmo e pettegolezzo si estendono a tutti gli altri interpreti e ambienti, a Giuseppina prima di tutto, ma anche ai suoi figli Eugenio e Ortensia di Beauharnais, e alla Rivoluzione francese e a suoi discussi protagonisti come Barras e Tallien, incrociandone moglie e Barrao amanti. Del primo, Barras, la stessa Giuseppina che, citazione, fu amicissima
leggi tra i righi Abarras, con l'ironia di quella parentesi e quel leggi tra i righi. Ed Abarras, stufo di Giuseppina, infine rifilata, stufo e rifilata sono sempre naturalmente parole di Gadda, a Napoleone. De Tallien, la moglie, la spagnola Teresa Cabarrus o Cabarrus alla francese, poi nota come Madame Tallien, e così la cita Gadda, il quale naturalmente ne riferisce aspetti negativi o letti comunque negativamente. Il carcere e la liberazione da parte di Tallien, il favore popolare che, citazione, la battezzò per Nostra Signora di Termidoro, e le invettive contro di lei di Babeuf. Gadda scrive che Babeuf la invettivò. Vorrei occuparmi ora di alcune possibili fonti della nota napoleonica, del grande bibliofilo e bibliomane Gadda, per di più con forti interessi storici, in particolare per la grande storia francese, come confidava D'Arbasino. Sono certo che le fonti indicate non siano né tutte né sia stata individuata la principale. D'altra parte si sa l'interesse di Gadda per gli spogli dizionaristici, per le riviste, magari anche per i giornali d'epoca, magari anche per le guide, e quindi non so assolutamente se queste siano davvero delle fonti e le principali di Gadda, ma certamente credo che l'interesse della ricognizione può risiedere nel fatto che tutti i volumi che citerò sono conservati nella biblioteca personale di Gadda, quella che è ospitata a Roma, alla biblioteca del Burcardo della Società Italiana Autori ed Editori, SIAE, dove li ho consultati ancora nella vecchia sede del palazzetto di Burckhardt in via del Sudario. La biblioteca personale di Gadda, dicevo, è al Burcardo perché così ha voluto Gadda per l'ascito testamentario alla SIAE. Purtroppo l'incompletezza della biblioteca di Gadda significa che può essere mutila anche la sezione napoleonica, fermo restando che tutti i superstiti volumi sono compatibili con la cronologia della composizione delle note della Giargisa. Non so se ho saltato qualche immagine, vabbè, questa era Gadda. Ecco, in questa tabella proietto un elenco dei libri in questione, integrati di altri due, come precisato, uno posseduto solo in parte, alcuni volumi da Gadda, ai quali nel seguito mi riferirò. Come commento alla tabella circa gli autori, osservo che Stendhal era, oltreché testimone di alcuni eventi napoleonici, sostanzialmente ammiratore di Napoleone, mentre Salvatorelli ne mette in crisi il mito da uomo libero e attento al suo presente, l'uscita dal fascismo, come era. La Lenormand era una famosa cartomante, soi-disant amica di Joséphine e Gadda. E naturalmente Carlyle, altrove menzionato negli scritti di Gadda, è il classico e profetico pensatore scozzese ottocentesco. Gli altri autori francesi che sono i cui volumi sono conservati nella biblioteca personale di Gadda, Benville, Villars, Madeleine, sono storici tra 8 e 900, prevalentemente di area antidemocratica. Per esempio Salvatorelli, che lo cita nel suo volume, definisce Madeleine un bonapartista reazionario, e Villars avrebbe finito la sua carriera con ambiguità sanzionate circa il regime di Vichy. Propongo ora un campione di riscontri tra questi volumi e Gadda, talora puntuali,
altri più vaghi, altri così ripetuti da far parte di una vulgata, in ogni caso utile a chiarire in minima parte la ricchezza di riferimenti che ascolteremo nella lettura. Nel testo scritto ci sarà ovviamente una documentazione più ricca di queste citazioni, quindi ho scelto sostanzialmente una per volume. Vabbè, questa è sempre la solita incoronazione. Ecco, il primo confronto è tra Gadda e Bainville. Potete leggere e notare che sostanzialmente si parla dell'aspetto fisico di Napoleone, con tutta una serie di luoghi, di luoghi comuni che conosciamo. Sia Bainville che Gadda, in forma diversa, insistono sulla piccolezza di Napoleone, sulla statura. Magari anche non solo sulla statura fisica, ma anche sulla statura, non so, umana, eccetera, eccetera. Quindi piccolo capitano, piccolo caporale, anche in Stendhal, mentre invece di là il generaluccio, artiglieretto, gendarmetto, quindi tutti dei diminutivi o vezzeggiativi militari che hanno un chiaro significato spregiativo. Invece il malpettinato diventa l'incomptis capillis della citazione latina. Passando al... No, volevo solo dire che le immagini, quella iniziale è quella famosa del Le Sacre de Napoléon di David, che poi sarà citata esplicitamente e la vedremo, ma anche le altre sono state scelte sostanzialmente tra nella sterminata iconografia altrettanto sterminata della letteratura su Napoleone, sono state scelte tutte delle figure che hanno a che fare con Davide, con la sua scuola, suoi allievi o allievi di David. Nella preparazione del PowerPoint mi ha aiutato, con questa sensibilità artistica particolare, un mio amico e collaboratore, Fabrizio Trisoglio, che ringrazio. Ma stavo, senza perdere tempo, stavo commentando le analogie tra Gadda e Stendhal. L'ère minable, cercando per esempio su Google il significato di minable, può benissimo essere reso dal lugubre e sparuto generaluccio, qui ritorna il diminutivo o vezzeggiativo spregiativo. Non ha assolutamente nessun rilievo la ripetizione minable, miserable, minute tra Stendhal e Gadda, che però sottolineo solo en passant. Nel confronto con Salvatorelli, come vedete, ci si riferisce già all'incoronazione. Mi ha colpito soprattutto nella prima la ripetizione testuale del sintagma in capo da sé, mettersela in capo da sé, e invece con un termine più assertivo e più forse espressionistico, pigiò in capo da sé. Quanto alla seconda citazione di Salvatorelli, è interessante per questo. Salvatorelli parla del popolo romano conquistatore e organizzatore, e formalmente c'è un'analogia con lo spirito costruttivo e organizzatore di Roma in Gadda. Ma Salvatorelli parlava qui del popolo romano, cioè parlava di Roma, non di Napoleone, e questa del legame tra Napoleone e l'antica Roma,
tra come dire, la continuità che Napoleone stesso ha voluto alimentare su questo tema, sono cose diverse. Ma Gadda, quando dice ebbe lo spirito costruttivo e governatore di Roma, anche se qui non si vede, lo dice ironicamente, naturalmente, perché aveva premesso ironicamente, appunto, che Napoleone era amante delle vasche da bagno, bagnarole imperiali romane, con la conclusione Tranchant depredò Roma. Quindi da una parte Salvatorelli parla di Roma, dall'altra, ironicamente, Gadda parla di Napoleone. Invece un altro degli autori presenti al Burcardo, Madeleine, entusiasta di Napoleone, accentuava la suddetta continuità tra Napoleone e l'antica Roma prendendola molto sul serio, come conferma nella sua epigrafe la frase di Napoleone: «Je suis de la meilleure race de César, celle qui fonde». La race de César è l'antica Roma, naturalmente, e l'antica Roma è quella che fonda, che costruisce, che organizza. Sempre Madeleine affermava, traduco liberamente dal francese, tra i costruttori egli fu un organizzatore, un edificatore, e parlava, sempre Madeleine, di popolo romano organizzatore, genio realizzatore, e di questa lunga catena che lega Napoleone a Roma. Confronto di Gadda con Villat, e questo è naturalmente un particolare dell'incoronazione di David, di cui già abbiamo visto già più volte delle immagini. Qui finalmente, nel confronto tra Gadda e Villat, si parla testualmente della cerimonia di consacrazione, la cérémonie du sacre, e di David, precisando in Villat che David aveva regolato la pompa della cerimonia di consacrazione in Notre Dame, mentre invece Gadda cita tra parentesi David a proposito del suo quadro, che è del suo grande dipinto, che è qui riprodotto. Qui noto che mentre in Villat Napoleone pose il diadema sul capo di Giuseppina, invece Gadda dice coronò con corona femmina Josephine. Questa corona femmina è molto caratteristica, in linea con tanti altri possibili riferimenti in Gadda, e ha anche un contenuto non inusualmente contro le donne, insomma, non mi viene la parola, pazienza, mi avete capito. Antifemminista. Benissimo, 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 mi avete aiutato. Passiamo al confronto di Gadda con Lenormand. Si riferisce il confronto a Josephine. E qui ho scelto, anche qui nella ricchissima iconografia su Josephine de Beauharnais, un'immagine, è un particolare, che mi pare che evochi abbastanza una caratteristica che è ripetuta sia nella Normand sia in Gadda, cioè la dolcezza. La Normand parla di une douce tristesse, una dolce tristezza, e poi dice che incantava per la sua dolcezza. Gadda parla della dolcezza del viso.
Naturalmente entrambi citano questo che è un luogo comune della denominazione di, per legata alla sua origine, di Joséphine come la Belle Créole. Per il resto Gadda aggiunge di suo una malignità, un pettegolezzo, perché le diverse merci che Giuseppina riceveva giornalmente diventano motivo di un traffico anche forse economico che Joséphine faceva di queste merci, trafficando in permute e rivendite di scialli. Poi, come dire, bella questa immagine comune nei due testi dell'Eugenio, Eugenio di Beauharnais, uno dei due figli di Joséphine. L'Eugenio lo tirava su alla Rousseau, l'Eugenio con l'articolo alla Lombarda, come era Gadda, e lo tirava su, che è anche questa una espressione abbastanza popolare, a fronte invece della cartomante che parlava del giovane Eugenio che studiava giornalmente Rousseau. Infine, nel riscontro con Carlyle, vabbè, lì l'immagine è quella di un noto particolare di Napoleone che attraversa le Alpi tramite il San Bernardo, mi pare, il San Bernardo nell'inizio della sua campagna d'Italia. Dicevo, in questo confronto torna sia in Carlyle sia in Gadda l'uso del diminutivo militare spregiativo, l'ufficialetto nel caso di Carlyle, e invece insistitamente, come è tipico di Gadda, generaluccio, artiglieretto, così come tornano i colori, la tinta bronzina di Carlyle e il giallastro Vendemier di Gadda. Ribadire ancora una volta che certi particolari misteriosi o un po' misteriosi o poco chiari in Gadda riescono a stabilirsi non come e come altrove possono essere sue invenzioni letterarie, ma provenienti da altre fonti che non abbiamo trovato, mi riferisco a un volume cronologicamente e tematicamente pertinente, se ora riesco a tornare alla bibliografia, ma non ci vedo. Ecco, sono i due ultimi di cui adesso parlo, di cui dico due parole. Mi riferisco a un volume cronologicamente e tematicamente pertinente, ma che non sappiamo se Gadda conoscesse, McNair Wilson, Giuseppina Bonaparte, ritratto di una donna, dove si trovano delle informazioni che però chiariscono certe oscurità di Gadda. Gadda di Giuseppina scriveva che era alquanto delicata di stomaco. Vabbè, sarà stata alquanto delicata di stomaco, ma McNair Wilson cita una lettera a lei di Napoleone, sembrerebbe del 1796, che dice: tu non mi... e ci stiamo riferendo a quell'enorme carteggio di Napoleone in cui è grosso anche il contributo delle lettere a e con Giuseppina. Tu non mi parli che del tuo maledetto stomaco, io lo detesto. Secondo punto, a proposito di citazione, una qualche scappatella canonica che si sarebbe sempre potuta escogitare per disfarsene della Giuseppina, Wilson sembra chiarire. Il prete della canonica non era stato infatti invitato e questo avrebbe potuto invalidare il matrimonio.
Aggiungo che riferimenti di dettaglio alla cerimonia dell'incoronazione milanese e alla stessa architettura incompleta del Duomo credo rimandino a erudite fonti locali, non come avevo ispirato alla storia di Milano di Giovanni Campiglio, di cui Gadda conservava 4 volumi, che sono quindi al Borcardo, ma e lì non ci sono invece elementi, almeno io non ne ho trovati, e anche il quinto, che evidentemente è tra i volumi smarriti della biblioteca privata di Gadda, il quinto che ho consultato altrove, non offre dei punti di riferimento utili. Ricordo infine che in Gadda la stessa diminuzione di Napoleone tocca a un altro interprete della sua epopea, Gioacchino Murat, in un'altra nota della Dalgisa, tutta giocata sulla pompa dell'iconografia nei 2 ritratti magniloquenti di Gérard e di Gross. Sia Gérard che Gross erano allievi di David, e della Roche, che era autore di una delle immagini precedenti, era allievo a sua volta di Gross, quindi il cerchio di David della sua scuola. È anche noto che nella conversazione antifoscoliana, altrettanta pieno di umori, Napoleone entra non da protagonista, ma in quanto oggetto di ammirazione ridicola da parte del Foscolo. Mentre la furia della scrittura, più che la critica storico-politica, seppellisce sotto una gragnuola di ingiurie un altro personaggio pubblico, questa volta dei tempi di Gadda, il Mussolini ridotto in cenere di Eros e Priapo. Concludo. Come lezione di storia, Gadda parlava di lezione pratica di ingegneria, ma trasporto la sua frase all'ambito della storia, come lezione di storia non c'è malaccio. Grazie. Ecco, adesso credo che potremo dare la parola alla voce e alla persona di Anna Nogara, che richiamiamo qui tra noi. Nota dalla Dalgisa. Secondo testimonianze molteplici, il Grassouillet mal sosteneva le cure minute della toilette esterna, forse anche a causa dello sfondo epilettoide della propria costituzione. I suoi camerieri, quando fu Cesare, dovevano faticare non poco a potergli accomodare lo sbuffo, ossia la cascatella di lattughe trinate del colletto cravatta, e ad appiccargli sul davanti tutta la dorata e smaltata chincaglieria ed aquileria cesarea. Era però assai netto della persona e amante di bagni, anche in una reminiscenza neoclassica dei bagni e delle vasche da bagno bagnarole, imperiali romane di granito e di porfido. Ebbe a suo modo il culto di Roma e in un certo senso lo spirito costruttivo e organatore di Roma, depredò Roma. Ma almeno 2 papi per ottenerne la benedizione, con le donne, che non disdegnò, alquanto mal garbato e a volte enfatico, lettera Giuseppina durante la campagna d'Italia del 96, boccone ghiotto per la frottoleria eterosessuale romantica, e per lo più sergentesco nei tratti, concordi testimonianze femminili italiane e francesi. D'una bruscherie da caserma, a ricevimenti Saint-Cloud-Tuileries, Montbello, Malmaison, eccetera, che voleva fastosi da sostenere nel fasto il fulgore della riverniciata regalità, riusciva talvolta e spesso a noiar le persone, dovendo essere sempre lui a cicalare de plenitudine maiestatis e gli altri a dir di sì de plenitudine servitutis. Le dame annuire con cenni del ben pettinato capo e adorabile tremamento di tutta la soavissima e di molto scollata persona. La cerimonia dell'incoronazione milanese
a Re d'Italia il 26 maggio 1805, poco dopo mezzogiorno, ripete in alcuni modi e nell'atteggiamento base del protagonista la incoronazione parigina a imperatore dei francesi il 2 dicembre 1804. L'omettino col diavolo in corpo e col pepe al culo è ancora lui, sempre lui, a Milano come a Parigi, talché rinnova in Duomo il gesto brusco dell'autoimposizione del cerchio ingemmato che usò in Notre Dame alla facciazza del Papa Pio Pontefice VII. Dopo che lo lasciò lungamente ad attenderlo al freddo, oltre un'ora, nella chiesa diaccia più che gelaia. In Notre Dame, quando furono finalmente all'altare, l'ex generale dell'Armata Repubblicana d'Italia prese su la corona che gli veniva presentata sull'immancabile cuscino cremisi, vedi David, Giacomo Luigi, Le Sac de Napoleon, eccetera, e se la pigiò in capo da sé, prevenendo l'atto rituale del Papa, che avrebbe avuto troppa efficacia a resuscitare nella chiacchiera dei credenti e miscredenti le interminabili diatribe medievalesche sulla preminenza dell'uno o dell'altro potere, Papa solo imperatore l'una o viceversa. Poi coronò con corona femmina Josephine Giuseppina. In privato Maria Giuseppa Rosa Taché de la Pagerie, vedova del decapitato 1794 generale visconte Alessandro dei Marchesi di Beauharnais. Donna di begli occhi, lei, scuri e fondi e direi supplici nella dolcezza del viso, di garbato conversare, di portamento signoresco, di figura incredibilmente elegante, flessuosa, oltre che sveltita dalle mode, d'animo incline a bontà, ad un sorriso di gentilezza e alquanto delicata di stomaco e con denti così così, abile e intrigantuccia, con relazioni vastissime su entrambe le sponde, a tutti cara e gradita, trafficando in permute le rivendite di gioielli e di scialli, riuscì a tenersi a galla con l'Eugenio e l'Ortensia, fra le ingioiellate mogliere dei pezzi grossi della convenzione, fra direttorio e fornitori militari, fra generali di passaggio e banchieri di buon appetito e visconti scampati e non emigrati e marattiani in controvapore. L'Eugenio lo tirava su alla Rousseau, la belle créole, come la chiamavano, per quanto non fosse affatto meticcia, seppur nata alla Martinica, quasi lì, il 23 giugno 1763. La nostra Giuseppa Rosa fu poi amicissima, leggi tra i righi, a Barras, Paolo Giovanni Francesco Nicola, visconte di, il montagnardo e versore di Tolone, il più direttoriale dei membri del direttorio. Il suo gusto della Giuseppa per i bei vestiti la rendeva un po' schiava di chi poteva pagarglieli. A furia di pazienza, di grazia, di bontà, di coraggio, di piccoli servigi resi un po' a tutti e a tutte, era pervenuta a salvare anche la casa della Chaussée d'Antin. Aveva della biancheria, delle posate, sapeva ricevere. Gente da ricevere non ne mancava nella Parigi del 95. Nel suo salotto zattera, il lugubre e sparuto generaluccio del 13 vendemmiaio, 5 ottobre 1795, sorbì qualche buona tazza di cioccolato. La visconteria superstita oramai si faceva passare lo spavento con del cioccolato in tazze. Il direttore Barras, più degli altri, ma anche il Carnot del resto, avevano ragioni di stima, di riconoscenza, chiamiamola così, per il bravo artiglietto di Tolone e soprattutto gendarmetto del 13, per il giallastro Vendemiaire. Ed è però anche probabile che verso il marzo, ovvero dunque ventoso, spasimassero già dalla voglia, non meno lui che Carnot, di levarselo dagli Zebedei, avendolo meglio conosciuto nel frattempo, cioè per quell'intrigante arrivista che di fatto era, e aspettandone il peggio. La vedova Beauharnais si dava ormai un tono un po' abbandonato. Le sue toilette costavano troppo per un direttore di animo sensibile, repubblicanamente sensibile, come il visconte di Barras. La pelle e la persona, ancora morbida e servizievole, a carezze e magari a un repentino ritorno del desiderio, era però avviata al settembre.
ai toni dolcorosi dell'uva passa. I ragazzi del decapitato crescevano, specie Eugenio, crescevano di giorno in giorno tra i piedi di tutti, testimoniando con la loro presenza di cardi in fiore circa le imminenti stagioni della madre. Barras, stufo, sicché, coltivava oltretutto un suo ideale a parte, un idealuccio privato ed interno dopo quello esterno e pubblico di menar la Repubblica, e cioè quell'altro non meno ragionevole e civile di rifilare la nostra Giuseppa con tutti i conti delle sue sarte al primo pretendente si facesse avanti e palesasse, intendiamoci, avere intenzioni serie o anche magari non serie. Il coso, il vendemmiaio, col suo fiuto di volpiccia cachettica, aveva annusato da tempo il bel salotto, l'argenteria, i tappeti della Giuseppa, quella sua dolcezza un po' fanè, ma ancora suscettiva di un qualche ardente sussulto nel ricordo della Martinica natia, e soprattutto le sue capacità di intrigare e di favorire, e le sue relazioni di ogni genere, desiderabile predella per una carriera politica. Aveva bazzicato lui pure, non invano, Italien. La società in insalata era il fatto suo, quei ministri o direttori che fossero, quei fornitori, quei maneggioni in rimescolo e in succhio, quei banchieri che caldeggiavano la spoliazione d'Italia fra citazioni di Montesquieu e i propositi di rubar l'anima al Papa e a tutti i preti d'Italia, quadri rubare, tappeti, vasi, posate d'argento, regalando assegnati col trinomio ai più solerti fornitori di foraggio del Lodigiano e del Cremasco. Rubare, rubare argento alle tombe, agli altari d'Abruzzo, alle arche d'argento dei vecchi santi distesi, mitrati, color cioccolato, con le loro orbite vuote, coi loro denti guasti, strizzati nell'eternità. Tutto sommato, dunque, il rigirio dei sentimenti repubblicani del terzetto, Barras, Giuseppina, Vendemmiaio, stava per risolversi nel miglior modo pensabile, in un gioco di lascia che ho piglio, da parere il gioco della polarità trifase del motore di Ferraris a campo magnetico rotante. Fu allora che Giuseppina fece un sogno straordinario. Sognò che il suo Eugenio le appariva, che orbato del padre ne rivoleva la spada, chiedendole un protettore. No, Freud non ci ha a che vedere. Il profondo istinto della donna, della mamma, dal buio dei visceri vigilava le fortune proprie e del figlio. Aggregò le nozze seconde alla toga virile del figliolo. Il redditizio travaglio della di lei ragionevole amabilità non indugiò maturar l'incarico al Bonaparte. In 448 la fulgattiva missione: guai ai ducati e ai bei bovi dei duchi, manzo allesso doppio per l'armata italiana, urrà, pantaloni nuovi e finalmente le mutande a Milano. Il decreto con tutte le firme direttoriali glielo portò lei stessa, gli sorrise, pensosa. Fu il matrimonio, 9 marzo 1796, nel solo rito civile, e 3 giorni dopo la partenza. Si venne al 2 dicembre del 4. Con l'ex vedova Beauharnais, il primo console a vita, aveva regolato la propria posizione religiosa il dì avanti, alla chetichella, dietro adeguate insistenze della gloriosa memoria del Chiaromonti Papa, il quale non intendeva incoronarli, così sbruffò, né lui né sua moglie se non fossero marito e moglie anche davanti a Dio, tali poi Renzo e Lucia. Consentì dunque l'incoronando prepotentello a che il rito della Chiesa tenesse per valido quale matrimonio religioso il matrimonio civile di 8 anni prima. Era una scocciatura santissima, questa, di questo papa servente ma pignoleggiante all'ultimo momento, non già per la pignoleria in sé di cui non gliene importava un fico secco, al Picinella, ma perché il Picinella, 1804, era già strastufo della vecchia, non più utile alla carriera e non più in grado di scodellare l'auspicato erede alla raggiunta corona, offertagli dal popolo repubblicano con quel popò di fracassi.
meditava dunque disfarsene al primo incontro della Giuseppina, ma insomma abbozzò, rimuginando che dopo tutto una qualche scappatoia canonica si sarebbe sempre potuta escogitare al momento buono per togliersi d'attorno quell'utero quarantunenne. Al sacro, come ovvio, presenziarono tutta una gala e una pompa di dignitari, generali, neomarescialli, di ciambellane, di dame e anche qualche marchese di quei d'una volta che avesse finalmente inghiottito, o fatto le viste di inghiottire, il bel rospone tricolore. Con tutta la serqua dei fratelli e sorelle e parenti poveri, non più poveri, impennacchiati e diademati per la circostanza, il Giuseppe, il Luciano, l'Elisa, il Luigi, la Paolina, la Carolina, il Girolamo, oltre che ben inteso la chiaccia madre Letizia, Ramolino, vedova Bonaparte, detta dal Carducci bel nome italico, buona a raspare però tutto quello che c'era da raspare. Verso la fine, il Papa, tanto per fare qualcosa anche lui, prese a recitare l'orazione che si batte il ciaraffo a regnanti e disperdano la genia maledetta degli infedeli, mentre che il piccoletto, sotto corona, davasi a diveder noiato e ristucco di quel borbottato codicillo, apposto così da ultimo alla sua immatricolazione cesarea, e con ostentati sbadigli riceveva dentro agli orecchi, senza pure intenderne un H, le clausole successive della lungagnata. A Milano, a maggio, le cose andarono pressappoco a quel modo, seppur facilitate dal precedente parigino del 2 dicembre, e rese più solenni e più cupe dalla maggior capienza, sonorità e buio del Duomo, e forse da un più lauto accozzo di porporati e di popolo, se non di ceri e di moccoli. Si vide il nano uscir di palagio alle 12, tutto ammantato di una sua sorta di accappatoio amaranto, di seta, e dentro però Ermellino. O forse viceversa, dallo strascico interminabile che i grandi scudieri del nuovo regno reggevano fieri di reggerlo. Cardinale, arcivescovi e vescovi attesero il superstite di Marengo e domatore di Pavia e di Verona in sulla porta maggiore di quell'allora baraccone dalla facciata incompiuta che aveva falde di tetti provvisori un po' dappertutto al di sopra e un par di dozzine di pinnacoli, fra cui il massimo, ne sbucavano qua e là come altrettante punte ritte dalla cotenna bigia di un istrice che si era ispellacchiato per tigna. La corona, principalmente cinta dal grassottello, fu la così denominata corona di ferro, o ferrea, di certa consecrazione lombarda, messa su pare da Agilulfo re, salutato poi Flavio, marito secondo dopo Autari Flavio a Teodolinda regina. È detta ferrea perché vi rigira drento un bel cerchio di ferro, il qual vuolsi ottenuto da un de chiodi di che fu crocifisso il Signore. Si venne al giorno. Il Cardinal Caprara, quando la pompa fu pervenuta nel presbiterio e i pezzi più importanti all'altare, porse al neore, che se n'era svestito e se ne rivestì, l'addobbo del mantellone, detto manto reale, con gli strumenti della sovrana dignità, la spada, la mano della giustizia, eccetera. Ma la corona di ferro, il Bonaparte se la prese su dal cremisi e se la pigiò in capo da sé. La frase del guai a chi la tocca fu realmente pronunciata. Ne fremettero i ciambellani. Poi, risaputa e ripetuta da tutti, fece di molta impressione sulle genti, specie le donne. Seguirono suoni di campane e di trombe, fuori spari di mortai, ascensioni di palloni aerostatici, libazione di latte con zuppatovi dentro pan giallo dolce, pan de mei, e sotto le volte del Duomo canti religiosi, sacre funzioni, rese di grazia all'Altissimo per quel bel regalo del regno, benedizioni, genuflessioni, nuove congratulazioni terrene, professioni di fede e sudditanza, incensi, inchini, incitamenti, giuramenti. Più tardi piovvero anche le tasse e fiorirono inopinatamente le contribuzioni volontarie. Grazie.
questa volta la lettura è stata splendida, è stato reso il tono di questa nota molto meglio di come avevo cercato pasticciando di presentarvela io. Torniamo agli interventi, è il momento adesso dell'amica Ornella Selva Folta, del Politecnico di Milano, che ci parlerà di un aspetto storico artistico che ha a che fare con la storia di Napoleone in Italia, con la storia del Lombardo, e quindi siamo partiti dalla storia, torniamo alla storia con la S maiuscola, alla storia dell'arte, eccetera, eccetera, con questo intervento che aspettiamo con interesse da parte di Ornella Selva Folta. Grazie, buonasera a tutti, anzi tolgo perché scusate. Buonasera, vi ringrazio anche perché l'ora è un po' tarda, cercherò di non attardarmi molto. Il mio tema, Francesco Melzi de Ril, ecco questo. Allora, andiamo avanti. Ecco, il mio tema, Francesco Melzi de Ril e le arti tra Milano e Bellagio. Di Francesco Melzi de Ril sappiamo quasi tutto, voi gli storici poi sanno tutto, vicepresidente della Repubblica Italiana, gran cancelliere e guardasigilli del Regno d'Italia, certamente è stato una delle figure più importanti, uno degli uomini politici più significativi del periodo napoleonico. La sua figura è stata molto studiata, soprattutto anche negli anni della Repubblica Italiana, quando egli si è trovato a reggere la complessa macchina organizzativa di uno Stato che aveva bisogno di essere costruito praticamente in tutti i suoi settori. Il rapporto con Napoleone Bonaparte è stato diretto, anche improntato a stima reciproca, come ricorda nel 17 lo storico diplomatico francese Albert Pangot, scrivendo che nessun uomo di Stato italiano ha giocato durante il periodo rivoluzionario imperiale un ruolo comparabile di importanza a quello del Conte, dice Conte, in realtà non era Conte, ma era poi divenne Duca, Francesco Melzi de Ril, perché nessuno è penetrato così avanti e così bene dentro la confidenza di Napoleone, cioè nessuno ha goduto così tanto della sua confidenza. Però è anche vero che nel passaggio dalla Repubblica all'Impero e poi al Regno, tra i due si è manifestata una qual minore sintonia, con sentimenti di delusione da parte di Melzi nei confronti di Napoleone per la mancata, diciamo così, emancipazione dello Stato italiano, e anche con una progressiva disaffezione per la politica che comunque ha effetti anche nella sfera delle arti. Arrivo quindi al tema di questo intervento, che è il ruolo di Melzi de Ril a sostegno e promozione delle arti, e con questo intendo un campo vasto che comprende la pittura, la scultura, ma anche l'architettura e le arti applicate. È un campo certamente meno pregnante degli affari di governo, ma è una questione non marginale in un periodo in cui l'arte svolgeva anche un significativo ruolo politico ed era parte importante delle strategie di costruzione del consenso. Sono temi questi dell'arte, il consenso, eccetera, il ruolo politico dell'arte, che a loro volta sono stati studiati, e ricordo a proposito i pregevoli studi, per esempio, da parte di Fernando Mazzocca, non posso che rimandare a questi. Senza dimenticare la sfera pubblica, in questo intervento prenderò in considerazione anche la sfera privata, le commesse d'arte di Melzi de Ril per se stesso, per i luoghi della propria vita, e quindi le inclinazioni culturali, le preferenze figurative e le scelte di gusto. Ebbene, all'inizio sottolineare come la familiarità di Francesco con le questioni dell'arte si alimenti del rapporto stretto con lo zio Giacomo, fratello del padre Gaspare, che notoriamente, a partire dagli anni Ottanta del Settecento, fu un appassionato collezionista di capolavori del Rinascimento lombardo. Si deve a Giacomo Melzi, scrive lo storico Giulio Carotti nel 1901, si deve alla sua sicurezza di gusto, che non assecondava le mode ma le proprie colte inclinazioni,
la formazione di una prima galleria di quadri di maestri lombardi del 4 del 500. Si deve a lui l'apprezzamento e la valorizzazione di opere preziose, allora non abbastanza considerate, e quindi si deve a lui anche, diciamo, i primi pensieri della loro conservazione. Certamente la famiglia Melzi annoverava tra i suoi antenati il pittore Francesco, che fu allievo e sodale di Leonardo da Vinci, che seguirà il maestro in Francia e che è considerato anche una sorta di erede spirituale, perché Francesco Melzi ebbe in lascito i disegni, gli scritti artistici e scientifici, le lettere e le carte personali. Quindi vi sono ragioni anche familiari per le predilezioni di Giacomo Melzi, il collezionista, che vedremo troveranno queste predilezioni, troveranno modo di manifestarsi anche nei programmi artistici decorativi della dimora del nipote Francesco Melzi de Ril a Bellagio. Nel suo ruolo di vicepresidente, nei suoi ruoli pubblici, egli si occupa anche degli spazi e dei luoghi dove il potere si esercita e dove il potere si rappresenta. Procede ad acquisti, sto citando, miglioramenti e ammobiliamenti, al fine di imprimere ai pubblici uffizi quella decenza che loro compete e che se invece era stata persa nell'abbandono, nella trascuratezza. Il forte senso dell'onore che attiene alle attività di governo si proietta quindi anche sui luoghi dove questo si esercita, nella consapevolezza che il valore dell'autorità si misura anche sulla sua immagine di dignità e di prestigio. Nelle memorie e documenti di Francesco Melzi de Ril, uscite postume nel 1865, si legge per esempio che il Reale Palazzo di Milano, quasi del tutto spogliato dei suoi mobiliamenti, venne fornito di addobbi, ricche suppellettili, ciò che si conviene al loro augusto uso. Si legge che i ministeri di giustizia e dell'interno furono provveduti di sedi convenienti tramite l'acquisto di Palazzo Diotti, quello che è il Corso Monforte, tanto, e che parimenti fu acquistata la deliziosa casa Belgioioso che vediamo qui, situata ai giardini pubblici, cui venne impresso il nome di Villa Bonaparte, che divenne la dimora abituale cittadina di Eugenio e Amalia e che è attualmente la sede della Galleria d'Arte Moderna. Ma ancor prima Melzi de Ril si era impegnato in interventi di salvaguardia e riordino della Villa Reale di Monza, come noto magnificamente architettata da Pier Marini e decorata da Bertolli negli ultimi decenni del secolo XVIII, irrimediabilmente decaduta dopo essere stata occupata da reparti militari, anche francesi ovviamente, e ridotta a un edificio incolto e deserto. In uno stato assai malconcio, i giardini rovinati, mobili distrutti o consumati, bisognosa di tutte le riparazioni di casa, cioè per diventare ancora una casa, una dimora abitabile. Gli interventi di ripristino caldeggiati e sponsorizzati e anche con, da Melzi de Ril culminano nel 1805 in occasione dell'incoronazione di Napoleone nel Duomo di Milano, di cui abbiamo sentito testé questa magnifica ricordo di Gadda. È il momento in cui Monza assurge al titolo di città imperiale e in cui la villa è ormai completamente riadattata e quindi riacquista l'originario ruolo di dimora di rappresentanza e di villeggiatura. Il tutto, sottolineava Melzi, aveva comportato spese ingenti, calcola circa 4.400.000 lire. Ma sottolineavo una cosa molto importante: non è una somma consunta, ovvero non è una somma a perdere per la collettività, perché era stata convertita in proprietà pubblica necessaria agli usi cui serve e quindi, in poche parole, era stato, cito, un'utile spesa che economizza nell'avvenire. E bisogna anche sottolineare come questi interventi abbiano innescato un circuito virtuoso di arti, di mestieri e di professioni. E cito qui soltanto Appiani, i cui fasti, persi come ben sappiamo, ma di cui abbiamo tutte le acquatinte, andarono ad adornare la Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale. Oppure, cito anche, non ho l'immagine, l'ultimo suo capolavoro, che è il Parnaso, che vediamo affrescato nelle volte, in una grande volta di Villa Reale, cioè di Villa Reale a Milano, cioè della Galleria d'Arte Moderna.
Sono anni questi in cui la vita cittadina è anche scandita da eventi effimeri, dalle feste in onore di Napoleone, delle sue conquiste militari e poi mano a mano delle vicende biografiche, compleanni, eccetera, i matrimoni che caratterizzano, diciamo, la sua persona e la sua famiglia. Circostanze queste in cui si impegnano e collaborano artisti, artefici, artieri, letterati di vario titolo, non raramente con esiti significativi che vanno anche al di là della durata effimera dell'evento. Se per la celebrazione famosa della pace di Lunéville del 1801 si era ipotizzata per Milano una nuova idea di città nel progetto ambiziosissimo di Foro Bonaparte, durante gli anni della Repubblica e con Melzi responsabile, le feste riguardano orizzonti più limitati, ma hanno esiti, diciamo così, più praticabili. Nel 1803 la festa della Repubblica ai giardini pubblici è oggetto di speciali cure da parte di Melzi, che vuole assicurarne la qualità artistica affidandone l'ideazione e regia al pittore Andrea Appiani. I giochi circensi per la medesima festa hanno sede nell'area dietro il castello, che ormai è nota come Foro Bonaparte, anche se sappiamo non venne mai costruito, e vengono ospitati in un circo di legnami, di stucchi di tele, che è progettato dall'architetto Luigi Canonica in modo, cito, totalmente simile agli antichi, e quindi è provvisto di carceri, pulvinare, spina centrale, mete allusive ai Dioscuri, vediamo qui, perché anche la dimensione più ludica abbia una base di cultura. Di lì a 3 anni i legnami e le tele diverranno pietre, perché il circo provvisorio si trasformerà nella vera arena civica, testimoniando anche di una sorta di vocazione che l'apparato effimero ha, se è ben progettato e ben fondato, a diventare incunabolo di soluzioni permanenti. È chiaro che Francesco Melzi de Ril, nel suo ruolo e con la sua cultura, fu in posizione privilegiata per interagire con gli artisti del periodo e anche per distribuire commesse, ovviamente. Molto importante nel 1804 è l'incarico dato a Canova da parte della Repubblica Italiana del gigantesco gruppo, di cui vediamo qui le incisioni, Teseo in lotta col centauro, un soggetto intriso di ideologia che è metafora della forza della civiltà che sconfigge l'oscurantismo. Questo grandissimo gruppo arriverà, questo gruppo gigantesco arriverà a Milano soltanto nel 1819, ritardato nell'esecuzione per vari motivi, e poi prenderà la strada di Vienna con Francesco I, provocando fortissimi malumori in tutta Italia. Però resta a Melzi l'onore di questa commessa, che gli viene riconosciuta dallo stesso Canova, che gli dedica nel 1812 la stampa del mio gruppo di Teseo, creato sotto i favorevoli auspici di Vostra Eccellenza. Nel rapporto con gli artisti un posto preferenziale spetta, come è noto, a Giuseppe Bossi, pittore, studioso, intellettuale, scrittore e poeta, è un protagonista della scena artistica milanese, è autore di questo bellissimo disegno per una medaglia in cui si vede il profilo di Melzi e di Napoleone. In diverse occasioni Bossi esprime la riconoscenza a Melzi per l'amichevole protezione con la quale, cito, mi avete in ogni tempo cresciuto l'animo nei pittorici studi e avete unito ai consigli occasioni non volgari d'operare. Il rapporto che lega Melzi a Bossi è noto ed è stato indagato anche attraverso la pubblicazione dei diari del pittore a cura di Chiara Nenci. Segnalo soltanto alcuni aspetti. Per esempio, è importante, a mio avviso, l'impegno dell'artista nel riorganizzare l'Accademia di Belle Arti di Brera come segretario dal 1801 al 1807, dove rientrava anche il pensiero di un'ideale pedagogia dell'arte destinata all'utilità pubblica. Un'inclinazione questa, direi, condivisa con Melzi, per il quale, come si è visto, l'attenzione alle arti non derivava soltanto da un'attitudine personale o il desiderio personale di decoro, ci sarà anche quello ovviamente, ma dalla convinzione, io credo altamente civile, di promuovere talenti, di promuovere mestieri, di promuovere professioni, di promuovere un patrimonio di cultura e di esperienza che fosse anche utile al corpo sociale e utile al progresso economico.
in questo filone, diciamo così, di, ah, questo era, era il ritratto di Bossi, scusate, avrei dovuto farlo passare prima. Non dovrei andare avanti. Ecco, in questo filone, diciamo così, di bellezza e di utilità, si inserisce anche l'incarico assegnato da Melzi a Giacomo Raffaelli, un celeberrimo all'epoca artista del micromosaico, che è una specialità solo romana, non esisteva qui, questo è il micromosaico, ed è rimasto una specialità soprattutto romana, per un monumentale centrotavola detto dessert oppure parterre, destinato all'ex Palazzo di Corte, cioè a Palazzo Reale, la sede del governo, Palazzo Reale. Un pezzo strepitoso che possiamo ancora ammirare in Palazzo Reale, lungo più di 13 metri, composto di quasi 230 pezzi, dove vi è una sorta di foro o luogo processionale, meglio dire un giardino pietrificato di una città antica. Vi sono tempietti, candelabri, obelischi, statue, tripodi, eccetera, e vi sono materiali preziosi, marmi di tutti i colori, bianco, rosso egizio, verde venato, lapislazzoli, bronzi dorati e bruniti, malachite, eccetera. Una versione minore fu anche commissionata da Melzi per la propria famiglia, ma in realtà la cosa interessante è che Raffaelli venne invitato a Milano dopo questa commessa, con l'obiettivo di fondare e dirigere una scuola per educare le nuove generazioni di artigiani in tecniche poco diffuse, il micromosaico per l'appunto, la fusione dei metalli, la loro doratura, il travaglio dei marmi. Raffaelli venne strappato letteralmente da Parigi, perché era già stato invitato a Parigi e invece venne a Milano. La sua scuola durò fino al 1819, poi insomma le cose cambiarono, ma anche questo fu un intervento senz'altro interessante. Il sostegno alle arti e mestieri riguarda anche l'arte tipografica. Il rapporto di Melzi con Giambattista Bodoni è oltremodo significativo. Bodoni è il principe dei tipografi, viene da Parma, un ducato annesso direttamente alla Francia nel 1804, e a lui Melzi chiede iniziative editoriali di grandissimo prestigio, di raffinatezza e di precisione. C'è l'Inno a Cenere di Omero, con dedica, un libro uscito con dedica a Francesco Melzi nel 1805, poi insomma nella descrizione del Foro Bonaparte, sono moltissimi insomma, e soprattutto il capolavoro assoluto è la cosiddetta Iliade greca, secondo un progetto che è ideato da Melzi nel 1803. Esce poi il testo nel 1808 in tre volumi con dedica a Napoleone, un'opera estremamente complessa che ha richiesto anni di lavoro. Ha richiesto il disegno di nuovi caratteri, caratteri greci secondo il tipo bodoniano, la fusione quindi nuova di nuovi caratteri, nuovi criteri di composizione, e fu portata a termine non senza difficoltà, ma arrivando a rappresentare una sorta di monumento, come si scrive, dell'arte tipografica. Qui vedete tra l'altro una immagine come questa in cui Bodoni è, diciamo, l'apoteosi di Bodoni. Un posto particolarissimo nel rapporto con gli artisti spetta da un lato allo scultore Giovanni Battista Comolli e dall'altro a Giocondo Albertolli, entrambi attivi nella sfera privata, ai quali Melzi affida anche i luoghi della propria vita. Di Comolli possiamo ammirare in questa sala il busto colossale di Napoleone, acquisito dall'Istituto nel 1814, di cui ho, dietro di voi, di cui ho scritto nella memoria dedicata al monumento a Dante e Beatrice. Quindi bastano qui soltanto pochi accenni, dicendo che Comolli è uno scultore impegnato, convinto filo francese, predilige l'arte del ritratto, in cui è considerato universalmente apprezzato, dicendo che la sua vicenda biografica intreccia la professione e la fede politica con esiti anche difficili. È artista apprezzato di successo, ma non ha residenza fissa, si muove continuamente tra Roma, Torino, Grenoble, Milano, Parigi, Carrara, Londra. Un artista che ha bisogno evidentemente di protettori. Il governo della Repubblica gli commissiona nel 1803 un busto di Melzi, questo, come effigie ufficiale del vicepresidente.
mente. E questo gli vale la, diciamo, l'apprezzamento come valoroso scultore, per il suo caldo ingegno, per aver saputo non soltanto ritrarre al vivo le fattezze del personaggio, ma anche infondergli elevatezza, dignità di pensiero. La vita di Melzi e la vita di... vediamo... sì, la vita di Comolli, come abbiamo visto, è stata una vita travagliata che ha dovuto seguire i corsi della politica. Anche quella di Melzi, a suo modo, è molto scandita dagli eventi politici e dal cambio di passo di Napoleone, presidente, imperatore, re d'Italia. Una svolta in senso autoritario che ridimensiona le sue aspirazioni politiche e vanifica, diciamo così, le speranze per un ruolo di maggiore indipendenza dell'Italia nello scenario europeo. Nel 1807, però, la nomina a duca di Lodi da parte di Napoleone con una cospicua rendita annua cambia le prospettive economiche di Melzi, che proveniva da una famiglia aristocratica ma non particolarmente ricca, e gli consente di costruirsi una villa Bellagio sul lago di Como, pensata anche come una sorta di buon ritiro, ove rigenerarsi sia fisicamente sia intellettualmente. E sarà anche per questa villa che il rapporto di Comolli si intensifica. Questa è quindi sostanzialmente la sfera privata dove si rivelano le sue inclinazioni e il suo gusto. È una dimora con un magnifico giardino che, grazie alla circostanza di essere rimasta sempre nell'ambito della stessa famiglia, ci consente osservazioni e riflessioni quasi di prima mano. Chi sono i principali artefici di questo luogo? Giocondo Albertolli per l'architettura e la decorazione, Giuseppe Bossi soprattutto per il programma iconografico degli interni, Giovanni Battista Comolli per le opere di scultura, Luigi Canonica e Luigi Villoresi per i giardini, oltre a una schiera di artefici, artigiani, che sono, sappiamo, comunque importanti per i destini dell'arte. Del progetto della Villa e del Giardino sottolineo come entrambi esemplifichino scelte interessanti, con una intrinseca ragionevolezza, nel particolare connubio tra le geometrie costruttive e la libertà delle linee del verde, tra un'architettura di nitido neoclassicismo che è quasi priva di accenti decorativi, che veniva considerata adatta ad un, cito, casino di campagna, cioè una casa di campagna, e un giardino paesaggistico che meglio invece si addice all'ambiente del lago e alla situazione originaria del terreno. Il giardino, progettato negli anni tra il 1809 e il 1810, è modellato in modo da sfruttare al meglio le qualità del luogo, disegna una pianta irregolare che si gioca sulla varietà dei percorsi e dei rilievi, sulla disposizione libera della componente botanica. Può essere considerato uno dei primi esempi, se non il primo, nei giardini del lago, del tipo di giardino del gusto paesaggistico, o come si scriveva, è il primo che in qualche modo rispondeva a quel gusto moderno, questo è il gusto moderno, da poco diffuso in Lombardia, grazie al famoso trattato di Ercole Silva dell'arte dei giardini inglesi, pubblicato per la prima volta nel 1801 e poi ancora nel 1813, che Melzi conosceva perché è presente nella sua biblioteca. Il giardino e la casa ospitano diverse sculture di Comolli, cui Melzi, perché a lui Melzi affida numerosi incarichi. C'è Letizia, Madre di Napoleone, c'è Josephine, io non riesco tanto a vedere, c'è sì, vediamo Eugenio di Bornè, poi c'è Vittorio Alfieri e poi c'è anche Albertolli. Su Vittorio Alfieri si potrebbe dire molto, eccetera, ma ovviamente c'è il pezzo più famoso, che è il monumento a Dante e Beatrice, di cui ho già parlato in altra occasione. E l'opera più nota di maggiore impegno è quella che ha lasciato dietro di sé anche maggiori tracce di storia e di critica, realizzato a Carrara tra il 1808 e il 1810. Un soggetto nuovo dal punto di vista scultorio, il primo monumento a Dante e la sua opera come scultura a sé stante, quindi in deciso anticipo sia per significato ideologico, che è quello dell'italianità di cui Melzi già parla, sulla stagione monumentale che poi è cresciuta soprattutto nel periodo post-unitario attorno al mito del poeta. Arrivando però alla villa, tutta ideata, costruita e decorata da Albertolli, come egli indicava molto orgogliosamente nei suoi ricordi biografici,
è possibile riflettere sulle intenzioni del committente partendo per esempio dall'architettura, che abbiamo visto semplicissima, in accordo con un doveroso senso di economia della costruzione, perché Melzi è attento comunque a ogni costo, ma è che corrisponde anche alla sua inclinazione per il rigore. Si tratta di un grande edificio a tre piani, con sottotetto, rispettivamente destinati a salire agli ambienti funzionali, più di lavoro, all'appartamento nobile, con sale da soggiorno di rappresentanza, alle camere da letto e poi agli alloggi per la servitù. È una sorta di, è un'unità economica vera e propria, questo tipo di insediamenti di campagna. Vi sono una sessantina di vani abitabili, più le pertinenze di servizio. Una simile costruzione ha richiesto l'apporto di un gran numero di maestranze e di fornitori, dove sono rappresentate tutte le mansioni dell'arte edilizia, manovali, muratori, tagliapietri, scalpellini, calcinai, fornaciai, carpentieri e falegnami, fabbri, macchinisti idraulici, di cui possiamo anche conoscere, diciamo così, le identità, spesso mai che non si conoscono mai nelle storie dell'architettura e dell'arte, attraverso una serie di documenti che possono essere, per esempio, tutte le ricevute di pagamento. A costoro si sono aggiunti pittori, scultori, stuccatori, marmorini, mobilieri, falegnami, intagliatori, intarsiatori, vabbè, non mi boh, argentieri, tutte le arti e mestieri, o meglio tutte le professioni dell'ornato, al lavoro sotto un'attenta regia che è quella di Giocondo Albertolli. Non posso entrare in merito alla sua figura, ma certamente è stato un attentissimo regista. Al progetto decorativo degli interni ha partecipato attivamente Giuseppe Bossi, a lui si deve l'ideazione, quasi tutta l'ideazione del programma iconografico, ovviamente di conserva con Francesco Melzi, ed anche si deve a Bossi la realizzazione, si vedrà, di alcuni dipinti. L'intervento di Bossi accresce il prestigio e la fama della villa, e non è un caso che venga sempre messo in luce negli scritti dell'epoca. L'artista è omaggiato per la maestria e cultura, per la generosità intellettuale, ma anche per la simpatia umana che suscita una vita dedicata all'arte e stroncata prematuramente, perché Bossi morirà assai giovane. Amico e protetto del Duca, egli aveva trascorso diversi mesi a Bellagio. Era Francesco Melzi che lo mandava a Bellagio, nella speranza, che poi si è rivelata vana, di migliorare, che migliorasse in salute. E comunque, mentre era a Bellagio, aveva concertato un interessante progetto che adornava gli spazi di immagini e di racconti allusivi sia al luogo e ai riti dell'uso, sia soprattutto alle stanze culturali e politiche anche del proprietario. Riguardo a Villa Melzi si scrive: non vi è ornamento che non si riferisca a qualche onorevole sentimento d'animo. Si legge un po' retoricamente in un testo molto diffuso, Viaggio al Lago di Como di Davide Bertolotti, ovvero l'accordo tra le motivazioni del committente e la creatività dell'artista, tra la bravura dell'ornatista architetto nostro Albertolli e le mani esperte degli artigiani, avevano concertato, diciamo così, un decor dove la qualità dell'opera si legava alla qualità del pensiero. Francesco Melzi amava la grandezza d'Italia, e queste scrivono, insomma, i contemporanei. Forse questa, in termini molto generali, però è la chiave di lettura più appropriata per cogliere il senso di questo programma decorativo. Non tutti gli ambienti sono compresi in questo programma, ma le sale principali al piano nobile, adesso facciamo una veloce, quasi una visita virtuale, lo assumono questo come una sorta di leitmotiv e trasferiscono alla decorazione il desiderio del Duca di onorare il paese nelle sue tradizioni antiche e moderne, e attraverso i personaggi che ne avevano scritto le pagine più pregevoli, diciamo così, di arte, storia e cultura. A cominciare da qui il grande atrio nobile, al quale convergono tutti gli ambienti e dal quale si accede agli altri livelli dell'abitazione. È uno snodo funzionale e spaziale, uno snodo spaziale della distribuzione, ma è anche uno snodo simbolico, dove la villa si presenta e si qualifica. È dedicata
agli artisti milanesi o che fiorirono a Milano nei secoli XV e XVI e quindi si connota per le loro effigie dipinte, si dice in chiaroscuro o in basso rilievo, da bravi artefici Giuseppe Laveglia, Alessandro Arrigoni, su cartoni di Bossi. I profili, i nomi dei pittori, architetti e scultori del Rinascimento lombardo, come per esempio Pellegrino Pellegrini, Fabio Mangoni, Leonardo da Vinci, Bernardino Luini, Paolo Lomazzo, eccetera, eccetera, Cesare da Sesto, Agostino Busti, conosciuto meglio come il Bambaia. Ecco, questi sfilano nelle lunette alla base delle volte secondo un progetto culturale che rimanda ovviamente allo zio collezionista, no? Agli interessi di Giacomo Melzi e rimanda anche all'antenato, no? Francesco Melzi, che però non compare in queste lunette perché comparirà altrove. Però tutto questo è di grande interesse perché anticipa di parecchi anni, dal punto di vista della decorazione, la rivalutazione e lo studio di quella stagione artistica, dal punto di vista soprattutto della decorazione, quindi il Rinascimento lombardo, per una città ed una storia, tradizionalmente, il Rinascimento della Lombardia, tradizionalmente considerate subalterne rispetto ai più famosi centri dell'arte italiana. A favore di questa scelta giocano diversi fattori, abbiamo visto prima. Intanto Bossi è un profondo studioso di Leonardo e dei pittori del Rinascimento e questo ovviamente conta. Poi la cifra stilistica di Albertolli che guarda non soltanto all'antico, guarda anche al Cinquecento, la sua inclinazione appunto per l'ornato rinascimentale, la passione dello zio, la discendenza del pittore Melzi che abbiamo già detto. In un manoscritto che risale ai primi anni 40 del XIX secolo, l'atrio viene chiamato anche galleria o promoteca, perché accoglieva i busti di personaggi illustri degni di essere ricordato, quindi qui c'è molto Comolli, per esempio. Era stato lo stesso Francesco Melzi a dare via questa raccolta che poi continua negli anni e instaurando con Comolli una sorta di patronage, no? Ci voleva in qualche modo aiutarlo. C'è il busto del Duca che abbiamo visto, risale al 1803, poi c'è quello, c'era adesso in giardino, quello del drammaturgo Vittorio Alfieri, un busto del 1806, quindi subito dopo la morte, Vittorio Alfieri e Melzi erano stati amici. Il busto di Omero e Euripide, ripresi da esemplari antichi, così come conservati nei musei di Roma e Napoli, in modo da condurre, come dire, l'attualità, perché c'è l'attualità, nel seno delle più alte tradizioni classiche. Un intreccio simile, vediamo, ecco, tra antico e moderno, possiamo dire, tra il mito e la storia, tra il pensiero del presente e la cultura del passato, nelle diverse espressioni dell'arte e dell'intelletto, contrassegna la stanza più importante per impegno iconografico e decorativo. È la cosiddetta Sala delle Muse o Sala delle Arti, un ambiente che si situa al centro della facciata di rimpetto al lago ed è in diretta comunicazione con la terrazza, le scalie, eccetera. È il cuore sontuoso, diciamo così, della villa, sotto l'insegna di tutte le arti in diverse epoche e luoghi. E quindi ampliano il messaggio geografico a questo punto, ben oltre Milano e la Lombardia. Il soffitto svolge un importantissimo ruolo decorativo perché concentra nelle sue ripartizioni la maggior parte dei temi, delle tecniche e dei motivi. Al centro di questa volta padiglione è incastonato il dipinto del Monte Parnaso con Apollo, le nove muse, mnemosine, ma in una sorta di monocromo, si dice a finto bronzo dorato. Attorno si sviluppano queste magnifiche fasce ornamentali e poi nella fascia sottostante un fregio a riquadri dove si alternano i geni delle muse più insigni poeti greci, latini, italiani, Omero e Pindaro, Orazio e Virgilio, Dante, Petrarca, Lodovico Ariosto e Torquato Tasso. A un capo e l'altro della stanza, attorno a due grandi specchiere, la letteratura, diciamo così, cede il posto alla filosofia e propone rispettivamente 8 filosofi greci, 8 filosofi italiani della Magna Grecia, dipinti entro le cornici di legno intagliato. Tutto l'ornato disegnato da Albertolli, ma i soggetti e le figure sono concepiti da Bossi. All'idea generale partecipano anche queste
le, diciamo, attrezzature di casa, il caminetto, scolpito da Comolli, come la maggior parte delle altre opere in marmo, realizzato a Carrara. Sulla mostra del camino si dispongono 12 medaglie con i profili di personaggi illustri, scolpiti in marmo, statuarie di un bianco, si dice, assoluto. Dallo scambio di lettere tra lo scultore e il duca si capisce che la prima idea, che era quella di rappresentare i 12 Cesari, in realtà gli imperatori romani, cioè immortalati da Svetonio, era stata scartata a favore delle rappresentanti delle arti in epoca moderna. E con moderno ovviamente intendiamo Torquato Tasso, Lodovico Ariosto, Dante Alighieri, Petrarca, Metastasio, Vittorio Alfieri. Ci sono soltanto tre personaggi, diciamo, contemporanei. Uno è Vittorio Alfieri, gli altri due sono Giovanni Battista Bodoni e Canova. Sono, diciamo, uno a una base, all'altro all'altro, come dire, entrambi viventi, il principe dell'arte tipografica, il principe, il re degli scultori. Le loro due medaglie sono collocate ciascuna alla base dei piedritti del caminetto, in una posizione che, se meno visibile rispetto alle altre, però sembra alludere quasi a una funzione simbolica di sostegno per un disegno di grandezza che si voleva estendere, diciamo così, anche al presente. Anche per la Sala delle Muse Albertolli aveva disegnato la trama d'insieme, aveva concatenato la rappresentazione delle diverse virtù in un fitto intreccio di ornato. La sua capacità di controllare forme e misure, di sviluppare accuratamente i motivi, di creare infinite variazioni partendo da pochi elementi, l'abbiamo visto per esempio in quelle magnifici fregi che attorniavano il soffitto. Vado però un poco più veloce e proseguendo, questa immagine di Albertolli, proseguendo negli ambienti al primo piano, andando verso settentrione, dopo il grande salone, diciamo così, si abbandonano i temi più generali del mito della storia per ancorarsi più da vicino al mondo del duca. Nella sala della guerra, questa sala di Napoleone, che si incontra per prima, pareti e soffitto sono dipinti con armi, panoplie, aquile, trofei, alla maniera di Roma antica. Però ci sono evidenti allusioni non tanto a Napoleone e alle sue vittoriose campagne, piuttosto nelle figure, per esempio, che stanno nei sovrapporta di cavalieri cinque-seicentesche, piuttosto vi sono allusione a un certo Francesco Lodovico Melzi, generale cavaliere di Fiandre, di Brabante, e quindi anche qui alle alte tradizioni italiane dell'arte della guerra, che a loro volta erano considerate motivo di orgoglio nazionale. È sintomatico, per esempio, che il duca avesse promosso e finanziato nel 1810 una sontuosissima edizione del trattato cinquecentesco di architettura militare scritto dall'ingegnere capitano Francesco De Marchi, perché lo considerava un ulteriore attestato di grandezza dell'Italia. Nel salotto successivo, spesso conosciuto come sala d'angolo, la decorazione guarda Leonardo, ed è questa una delle stanze preferite nelle descrizioni dei contemporanei per la popolarità dell'artista, ovviamente la grandezza di Leonardo anche, ed è anche qui che si onora la memoria dell'avo Francesco Melzi. In questo caso il pittore Bossi, che dipinge di sua mano tutti i sovrapporta e quindi li esegue personalmente ad olio, rappresentando altrettanti motivi della vita di Leonardo, dell'allievo Francesco Melzi. Sono dipinti realizzati a chiaro ed oscuro, in color ocra d'oro. Raccontano di Leonardo mentre insegna a disegnare le pieghe delle vesti, a copiare dal vero, di quando sul letto di morte, assistito dal giovane Melzi, nominato erede del suo studio, si vede anche nel disegno, e di come costui poi, in piedi e lato del busto, ne detta le memorie. Arriviamo alla fine. Nella sala del biliardo la scena cambia completamente. Spariscono le ripartizioni, le specchiature architettoniche, le cornici e le bordure, spariscono i fregi, le modanature, le divisioni tra soffitto e pareti. In altri termini, scompare l'architettura, perché la stanza stessa diventa un paesaggio.
Un ordine di pagamento del settembre 1812 si dice che è una sala dipinta a giardino all'inglese ed indica come autore Alessandro San Quirico, cioè uno dei maggiori scenografi della Scala. La stanza di Bellagio si situa sull'angolo settentrionale, nella facciata posteriore. Non guarda il lago, guarda la parte in pendio del giardino retrostante. È quindi importante portare all'interno il paesaggio, non ritraendolo tale com'è, ma proponendo un giardino all'inglese che è fatto di acqua, di bosco, collina, che si distribuisce similmente al luogo in cui si trova, così da evocare attraverso questo artificio scenografico le caratteristiche principali e da esaltare il rapporto con la natura che una villa, per essere tale, deve avere. Lo stesso che in modo diverso, lo stesso rapporto è in modo diverso, è esaltato in quest'altra straordinaria stanza con cui concludo, diciamo, questa visita virtuale alla casa del Duca. Si chiama Sala dei Fiori, si affaccia questa direttamente sul lago nel suo aprirsi verso la Tremezzina, la costa che sta di fronte. Sulle pareti di questa sala i pittori Arrigoni e Velzi hanno rappresentato con estrema minuzia ed estrema precisione fiori, fili d'erba, pianticelle spontanee, animaletti, non distribuiti e stilizzati secondo la grammatica dell'ornato di Albertolli, perché non sono affatto stilizzati, però sono compresi entro finte cornici di porfido come grandi quadri luminosi, diciamo così, di natura dal vero. Il disegno è netto e preciso, i colori sono vivaci, attraenti, le specie di fiori e di piante sono molto numerose e non sono sconosciute ai luoghi, quindi in parte sono dipinte, sono tratti dai luoghi. La composizione e i dettagli sono ideati ad arte, però è difficile pensare che non siano il frutto di uno sguardo attento sulla natura vera. Certamente non è uno sguardo scientifico e penetrante come è stato quello di Leonardo e neanche così raffinato come quello dei pittori del Rinascimento Lombardo, i cui ritratti, per esempio, erano quelli dei ritratti fissati nell'atrio che spesso avevano inserito magnifiche nature nei loro quadri. Pensiamo soltanto a Cesare da Sesto. Ciò nonostante, questi dipinti di artefici non così noti, Arrigoni e Velzi, testimoniano di uno sguardo curioso, non privo di possibile connessione con le vette più alte dell'arte. In questo senso questa stanza può forse essere letta come una conclusione ideale del programma più ambizioso, iconografico, generale, come un approdo, diciamo così, sereno per le stanze del Duca e un omaggio all'amabilità del contesto e atmosfera aperta e distesa che una villa sul lago dovrebbe avere. Francesco Melzi morirà nel gennaio del 1816, quindi avrà personalmente pochissimo tempo per godere della sua villa. Non sarà così per i suoi discendenti, sostanzialmente anche per noi, perché oggi sappiamo i giardini e il museo della villa sono visitabili. Grazie. Bene, grazie anche per quest'ultima relazione. Io so bene che addentrarsi in un campo che non è quello dei propri studi è sempre un po' rischioso. Vi dico, è così la mia impressione di oggi, la giornata mi è piaciuta molto, io ho imparato un sacco di cose, mi sembra che sia emerso come personaggio controverso Napoleone. Io mi riferisco alle due letture, ecco, che mi sembrano emblematiche di Anna Nogara, il 5 maggio di Manzoni, che sicuramente, questo lo so anch'io, non amava Napoleone, gli dedica un'ode. E invece all'atteggiamento di Gadda, un atteggiamento cui critico, però con una critica che si basa sul sarcasmo, sui difetti fisici, sulle abitudini. Ecco, a me questo, dico sinceramente, non piace. No, perché se questo fosse stato un bell'uomo e piacente, che cosa aveva da dire Gadda? Vabbè, non sarebbe stato Napoleone, ma... Ecco. Cioè, è un modo di fare critica, volete chiamarla satira, non lo so, perché a me personalmente non piace neanche oggi. Quindi queste sono le mie osservazioni.
Comunque è stato molto bello, interessante, e sempre si impara tante cose qui. Grazie a tutti. Grazie.